circuiti internazionali, assegnazione 8, gli arrivi all'Assemblea Generale, la 77esima dell'ONU, è previsto anche l'arrivo di Mario Draghi che si trova negli Stati Uniti d'America e poi le polemiche che riguardano una geografia di rapporti europei. Protagonista è Giorgia Meloni con molte dichiarazioni che riguardano Vox, la Spagna, ma non soltanto. E noi abbiamo Elena Testi poi a Caserta, Alessio, sulle tracce di Enrico Letta, faremo replicare Letta alle parole di Giorgia Meloni, ma cominciamo con Alessandro De Angelis, Huffington Post, a tra poco in diretta. Buon pomeriggio a tutte e tutti, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio qui in studio a Luca Sappino. Buon martedì Alessio. Sostituiamo anche oggi Tiziana Panella nella conduzione del programma, ultimo martedì di campagna elettorale, mancano 5 giorni, come fotografa il nostro cartello che aggiorna ogni giorno il conto alla rovescia, tante notizie di cui parlare insieme, dalle parole di Giorgia Meloni. All'estero gli arrivi sulle immagini internazionali forse sono disponibili alla 77esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, eccoli qui, ci dovrebbe essere anche Mario Draghi. Ogni giorno noi seguiamo e cerchiamo di intercettare un protagonista della campagna elettorale, un leader. Oggi è il turno di Enrico Letta, chiamata a questo ingrato compito la nostra Elena Testi, che si trova a Caserta in centro vicino a Corso Giannone. Elena. Buon pomeriggio Alessio, vedo che frequenti molto Caserta e precisamente Letta in questo momento si trova qui dentro questo locale dove insomma non è possibile accedere perché insieme ad alcuni simpatizzanti e dopo incontrerà la stampa verso le 15.30, avremo modo di fargli alcune domande. Letta che arriva a Caserta dopo l'incontro ieri con Scholz in Germania, leader dell'SPD che ha detto Fratelli d'Italia è un partito post-fascista e avere loro al governo potrebbe traghettare l'Italia verso periodi bui. Una campagna elettorale che è agli sgoccioli, che prende connotati europei, perché se da una parte c'è Scholz in Germania, dall'altra c'è la Meloni. La Meloni che dice: mi auguro che la vittoria di Fratelli d'Italia qui in Italia sia l'apripista per Vox. Con questo partito spagnolo a noi ci lega un rapporto di stima e di amicizia. Come dicevamo, Partito Democratico, Fratelli d'Italia e infine Lega, Lega con Salvini. Salvini che ha ricevuto invece un messaggio da Marine Le Pen, la quale le ha scritto: dopo 24 ore dall'incontro di Pontida, buona fortuna Matteo, siamo sempre con te. Quindi insomma una campagna elettorale, come dicevo, dai connotati europei. Noi attenderemo Letta, cercheremo di capire anche come risponde alle dichiarazioni della Meloni, dichiarazioni che effettivamente stanno scatenando il mondo politico, ma poi su questo insomma approfondiremo. Hai sicuramente ragione Elena, la campagna elettorale che stiamo raccontando è forse finalmente una campagna elettorale piena di Europa, piena di rapporti europei. Siamo però sicuri che dal giorno dopo dovremo occuparci molto di cose nostrane, della nascita del governo, delle prime politiche con cui contrastare nuovamente il caro bollette, il caro energia, però anche delle beghe interne ai partiti, e per Enrico Letta potrebbe aprirsi una partita, quella della sua successione, tra i leader papabili in campo c'è Bonaccini. Sentiamo il margine di Bonaccini che ha rilasciato a Romolo Napolitano. Quando vedo i dati e vedo che noi non riusciamo a raccogliere voti tra le partite IVA e i lavoratori e le lavoratrici autonomi, io mi mangio le mani, perché se siamo il partito del lavoro dobbiamo essere anche di quelle categorie lì. Noi non è che dobbiamo combattere la ricchezza, noi dobbiamo combattere la povertà. Ecco, Bonaccini citava i posti di lavoro. Ieri in questo studio abbiamo fornito gli ultimi dati del Centro Studi di Confindustria, fino a 582.000 posti di lavoro a rischio con i prezzi del gas così alti. In questo momento alla borsa di Amsterdam c'è un nuovo ribasso, fortunatamente 172 euro al megawattora, ma il prezzo resta molto molto elevato e le varie realtà produttive del paese non possono che fare i conti con questo problema dal punto di vista dei fondamentali microeconomici, ma soprattutto della crisi occupazionale. In una delle più note gelaterie di Roma, che ha ramificazioni anche all'estero, c'è il nostro Nicola Campagnani. Nicola, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessio, sì, sono nella gelateria Fassi all'interno del Palazzo del Ghiaccio, un'istituzione del gelato qui a Roma, un pezzo di storia del gelato che va avanti dal 1880, questi che vedete sono i vecchi macchinari che raccontano quella storia, ma ciò che pesa qui adesso è il presente, perché qui è stata recapitata una bolletta, pensate, di 18.000 euro per il solo mese di luglio. Questo accade a fine stagione estiva, un momento anche più complicato per le gelaterie, mentre la politica discute ma tarda a dare risposte chiare ai cittadini e a imprenditori come Andrea Fassi, che vi presenteremo più tardi. Grazie Nicola, torniamo più avanti da te, per me cioccolato e pistacchio. Esatto. Saluto Alessandro manna, De Angelis, grazie. Vice direttore HuffPost. Buon pomeriggio, ben rivisto Alessandro. Ciao a tutti. Gusto di gelato preferito, De Angelis? Avete detto cioccolato e pistacchio anch'io. Copione. Fondente, diciamo. Alessandro De Angelis, che spesso si porta avanti col lavoro e riesce a capire da consumato cronista qual è le dinamiche della politica, ha scritto un pezzo che oggi può essere anche riaggiornato, Alessandro, e che ha per protagonista Giorgia Meloni. Vado a leggere il titolo. La faccetta vera di Giorgia Meloni. Qualcosa si è inceppato nella campagna elettorale della presidente di Fratelli d'Italia, che se la prende coi contestatori, appoggia la democrazia illiberale del leader ungherese Viktor Orbán. Il nervosismo tira fuori la vera identità. Oggi Meloni ha citato Vox, il partito di Santiago Abascal dell'ultradestra spagnola, con cui è alleata in Europa perché fa parte del gruppo dei conservatori che Meloni presiede. Ti chiedo se questo tipo di esternazione appresa verso l'elettorato può spostare i flussi e soprattutto a chi sta parlando in questo momento Giorgia Meloni a 5 giorni dal voto. Alla sua identità più profonda e a una certa identità profonda della destra più sovranista e populista, cioè è uscita la faccetta vera, ecco. Dopo l'iniziale approccio teso a una legittimazione, perché cosa ha fatto Giorgia Meloni? Ha iniziato comprando legittimazione nell'ottica di dover andare al governo del paese e quindi armi all'Ucraina e quindi assicurazioni sulla collocazione occidentale del paese e rassicurazioni sul fatto che avrebbe tenuto i vincoli di bilancio, diversamente da quanto dicono altri della sua coalizione come Salvini, che chiedono scostamento subito. Quindi ha rassicurato conti e collocazione internazionale. Vuoi per ragioni di, diciamo, di, come dici tu, di campagna elettorale, vuoi perché poi quando uno è nervoso, la cosa che mi colpisce di Giorgia Meloni è che è nervosa, cioè non ha la calma dei forti, no? Cioè, se davvero uno sta al 25, 28, 30%, dovrebbe essere rassicurante, dovrebbe avere, diciamo, il sorriso di chi non ha queste preoccupazioni anche nei confronti di quelle contestazioni minime. Guarda che quello che sta facendo sulle contestazioni è abbastanza grave, perché noi parliamo di 4 ragazzi con uno striscione. Non ricordiamo, ha chiesto l'intervento e maggior protagonismo della ministra dell'interno Lamorgese, peraltro non unica, perché per colpa di Sabino anche Renzi ha chiesto analogo trattamento nei confronti di Conte nel fine settimana. Ma sai, però qua bisogna spiegarla questa cosa, perché un conto è se uno va a un comizio, mette uno striscione, può fare 2 fischi, eccetera. Questa è nelle piazze una legittima manifestazione di un dissenso. È un altro conto è se uno tira le Molotov, dove con ogni evidenza, diciamo, deve intervenire le forze dell'ordine. Siccome la Meloni si appresta forse a governare il paese e a governare gli apparati di sicurezza, io le rivolgo una domanda, cioè qual è la sua concezione dell'ordine pubblico? Il fatto che non si possa manifestare il dissenso? E aggiungo, quando lei chiede al ministro dell'interno Lamorgese, siccome i miei ci possono essere delle reazioni dei miei eccetera, ma la Lamorgese si deve occupare del servizio d'ordine di Fratelli d'Italia? Cioè, io l'incolumità che dei leader politici in campagna elettorale ovviamente sì, ma avviene peraltro, sono tutti presidiati. Non c'è dubbio, però lei ci deve chiedere, siccome ha dichiarato dopo il comizio di Caserta in un video Giorgia Meloni niente di preoccupante, se non è niente di preoccupante, perché si chiede l'intervento del ministro dell'interno? Perché non si può manifestare il dissenso? Cioè ci prepariamo, diciamo, a una concezione con la Meloni al governo in cui non ci sono le piazze ma ci sono le adunate, diciamo. Cioè, insomma, a me sembra che questo suo nervosismo, perché evidentemente i risultati che ha in mano non sono pari alle aspettative, quindi
è un po' agitata, ecco, stia facendo uscire l'indole profonda. Lo vedi da queste cose, lo vedi dalla sparata su Vox, che propone, appunto, dice oggi in Italia, domani in Spagna, con chiaro riferimento. Quelli di Vox sono usciti dal Partito Popolare Europeo perché il Partito Popolare Europeo, ricordiamolo, era troppo antifranchista. Era troppo antifranchista e hanno fatto, diciamo, una scissione. Stiamo parlando delle destre, diciamo, più estreme che ci sono in Europa, che poi queste destre possano intercettare il vento dei tempi, come abbiamo visto con nel voto svedese di un partito che era nazista e che diciamo ha avuto però una sua evoluzione, neonazista, ha avuto una sua evoluzione togliendo la fiamma dal simbolo. Cioè, questo è un altro discorso, cioè che intercettino la rabbia sociale, il malessere sociale, in campagne sull'immigrazione, sull'insicurezza, la crisi e le bollette, eccetera. La risposta è una risposta evidentemente estremista. Alessandro, a proposito di Vox, voglio leggerti un'agenzia, perché Vox, dici tu, è un partito di estrema destra, antiabortista, contro l'immigrazione, pieno di riferimenti religiosi, è un partito che vuole abrogare la legge antifranchista, diciamo, contro l'apologia del franchismo che c'è in Spagna. E il leader Abascal è intervenuto su questa, diciamo, la polemica di giornata nostrana, augurando un grande trionfo a Giorgia Meloni, e dice Abascal che le critiche della sinistra su un pericolo per il futuro dell'Unione Europea con la vittoria della destra non sono una novità. Il riferimento è a quanto, diciamo, Enrico Letta va in giro a dire tutti i giorni, e che ieri Prodi sosteneva su Repubblica, cioè che con la destra di Meloni e quindi con, diciamo, una comunanza ideale a Orbán, l'Italia finirebbe ai margini dell'Unione Europea. Secondo te queste critiche che muove, diciamo, il campo, il centrosinistra, Giorgia Meloni, sono, punto primo, vere, o Giorgia Meloni molto probabilmente sarà, diciamo, più conforme al ruolo che l'attende nel caso, perché poi il potere ti modella anche, no? Io adesso non dirò della sedia e del sedere, ma insomma il potere ti modella, e poi se sono vere, sono efficaci? Allora, rispondo a tutto. Il potere può farti evolvere, ma può anche far esplodere le tue contraddizioni. Poi dipende, diciamo, da come dall'operazione anche di revisione culturale che fai quando stai al potere. I 5 Stelle sono esplosi nelle loro contraddizioni. Lei propone un modello. Il punto è che la critica è oggettiva, perché qual è il modello che lei propone? Lo dico in maniera proprio il più oggettivo possibile. Lei ti propone una collocazione occidentale risolvendo il tema dell'adesione all'Occidente nell'alleanza militare alla NATO, ma al tempo stesso un diverso modello democratico, no? Ora, nella democrazia ci sono due, nell'Occidente ci sono due modelli. Ci sono il modello della democrazia politica, che è quella dei paesi come e Orban, oppure, diciamo, anche la Trump, oppure, no? Ecco, allora, nel momento, attenzione a dire che l'Europa non sarebbe, diciamo, in discussione il processo di costruzione europea, perché è stata depositata, questa non è un'invenzione né dei cronisti della sinistra, in questa legislatura una proposta di legge del partito della Meloni per anteporre la giurisdizione nazionale sulla giurisdizione europea, ok? Che è esattamente il punto che scardina, no? Il primato del diritto nazionale su quello europeo, la costruzione europea come l'abbiamo, diciamo, conosciuta finora. Ora, questo mi pare abbastanza oggettivo. Dopodiché, la domanda che va rivolta a Giorgia Meloni è: qual è la sua concezione della democrazia politica fino in fondo? Cioè, se pensa, perché l'Occidente non è solo un'alleanza militare, una comunità di destino, una comunità di valori, qual è? Che quando lei gioca con l'aborto con una certa ambiguità, in cui dice che la 194 non si tocca, ma candida degli esponenti che fanno delle proposte di legge per istituire i cimiteri dei feti, cosa che nelle Marche è stato già fatto, oppure che propongono dei movimenti pro-life che dicono invece apertamente di volerla superare quella legge. Alcuni dicono di volerla superare, altri che la donna dovrebbe ascoltare il battito del feto prima di decidere se abortire. Che è quello che accade, lo ricordo. Ricordiamo nell'Ungheria di Orbán, dove l'aborto è ancora possibile, ci mancherebbe altro, però alle donne che decidono di interrompere la gravidanza viene fatto ascoltare prima dell'operazione il battito del feto. Esatto, esattamente questo è il punto, cioè non basta dire lascio la 194, perché tu a legge vigente puoi renderlo
anche molto complicato, no? L'ha fatto vedere più di Piazza quanto Pulita, già non lo sia, diciamo. L'ha fatto vedere Piazza Pulita, le Marche. Le Marche, ho fatto un'inchiesta la settimana scorsa, è il simbolo perfetto di come si possa coniugare il pregiudizio ideologico a monte della politica, lì è la regione governata da Fratelli d'Italia, con l'inefficienza dei consultori che è tutta italiana, no? Cioè, i consultori che è un problema, Alessandro, che è stato ben raccontato nelle Marche, ma che purtroppo si attaglia anche ad altre realtà, perché come certo ricordava Luca prima, per una donna che decide di fare legittimamente l'interruzione di gravidanza, il percorso è sempre ostacoli, non si capisce, avendo una legge come la 194, perché debba essere ostacoli. Vedo quindi davanti a me Elena Testia. Ha posto Vox, capisci? La domanda è quale sì, Orban, che direzione Vox vuole prendere secondo te? Dopodiché c'è un tema che non è secondario, e cioè la presa che questi argomenti che tu hai sollevato e che molti osservatori obiettano a Fratelli d'Italia, la presa che può avere sull'elettorato. C'è un altro elemento che voglio commentare con l'aiuto di Elena Testi e poi dal vice direttore di HuffPost, perché si è espressa, Elena, anche Marine Le Pen, che è la leader del partito di destra estrema francese, più volte candidata alle presidenziali, più volte sconfitta, a favore però di Matteo Salvini. Ricordiamo che Meloni in epoca presidenziali disse: io non ho un mio candidato a queste elezioni, però ha espresso parole di gradimento nei confronti di Matteo Salvini, che sono state commentate da Letta e dal vertice del Partito Democratico? Allora, al momento non sono state commentate le parole di Marine Le Pen, però ciò che viene commentato, insomma, che sta creando molto movimento all'interno dei partiti, dalla Boldrini, da Verdi fino al Partito Democratico, sono invece le parole della Meloni. È stato Piero De Luca a dire: finisce la finta moderazione della destra. C'è poi il Calenda, che è stato molto netto, molto anche con toni tesi, gravi le parole della Meloni, perché Vox è realmente un partito neofascista. Questo è quello che sta succedendo tra i partiti politici, e le dichiarazioni continuano ad arrivare. Noi cercheremo appunto anche di intercettare Letta e avere una dichiarazione direttamente da lui. Ecco, Letta, Alessandro, fa bene a insistere su questo tema, è un tema premiante in chiave 25 settembre, e ti aggiungo, Forza Italia, che tipo di atteggiamento ha nei confronti di questi ammiccamenti alla parte più sovranista degli alleati europei, non soltanto il partito di Marine Le Pen, ma prima stavamo ragionando di Orbán? Partiamo dalla seconda, che chiama in causa il ruolo dei moderati. Ora, Berlusconi qualche paletto l'ha messo, diciamo, sulla collocazione europea. Credo che anche, diciamo, il mondo del cosiddetto moderatismo a livello europeo si stia un po' radicalizzando. Se vedi quello che è successo in Svezia, la notizia della Svezia non è solo, poi non ne parla nessuno in Italia, perché siccome si fa una campagna elettorale autarchica, e poi giustamente le campagne autarchiche aiutano quelli che l'autarchia ce l'hanno nei cromosomi, ma lì stanno, la seconda notizia dopo il risultato elettorale è che il governo lo stanno facendo i cosiddetti moderati con la formazione estrema, che lì si chiama Partito Democratico, per quelle strane, diciamo, ironie della sorte. Ecco, cioè è come se in Francia i gollisti avessero votato la Le Pen o fosse saltato l'arco costituzionale, diciamo, di una volta. Quindi vediamo i rapporti di forza nelle urne per capire quali... qual è il destino, diciamo, dei moderati italiani. Per quanto riguarda Letta, per carità, è legittimo che insista sulla dimensione internazionale, diciamo, del profilo della destra. Mi pare però che la campagna del centrosinistra sia del tutto deficitaria sul terreno della proposta sulla crisi e sull'emergenza economico-sociale, per cui siamo sempre dentro il film che ci siamo raccontati in questi ultimi anni e non da oggi, cioè che la destra riesce a intercettare quei ceti piegati dalla globalizzazione, quelle periferie, quel mondo del lavoro in crisi, il precariato, eccetera, perché offre, sia pur sotto sbagliate parole d'ordine, una risposta a un certo bisogno di protezione. Sì, no? Enrico Letta, Alessandro lo prova ogni tanto a dire, no? E noi vogliamo dare lo stipendio in più con l'intervento sul fisco,
I primi giorni di campagna elettorale aveva anche detto riscriviamo il Jobs Act, che poi era una legge del precedente Partito Democratico, però dici tu alla fine tutto ciò non arriva e lui punta molto, punta troppo, secondo te, su il problema contesto storico europeo, la collocazione europea? Al PD manca, diciamo, è mancato in questa campagna elettorale tantissime cose, innanzitutto un rinnovamento radicale negli uomini, diciamo, perché insomma, combattere il fascismo con le clientele di Emiliano è questione che su cui si potrebbe fare, diciamo, è letteratura, diciamo. Con i voti, ecco, di Michele Emiliano, diciamo così. Con il consenso di Michele Emiliano, diciamo così. No, parliamo anche di clientele e di tutti quei trasformisti che il presidente della Puglia, diciamo, ha imbarcato, che ha offerto a gente che fino all'altro ieri stava in Forza Italia, l'ultimo del capogruppo in regione, incarichi di governo delle municipalizzate per la regione, eccetera. Sono piene le cronache dei giornali pugliesi, anche della mobilitazione. Vabbè, anche diciamo, Letta di aveva tutti fatto l'accordo con Calenda e Calenda aveva dentro, diciamo, i Seggellini, però tu capisci, e Carfagna. Sì, però tu capisci, però, no, non è in linea per niente, tu capisci che se tu denunci un grande pericolo per la democrazia e poi tu dici che i due modelli del PD nel Sud non è il non sono i giovani che cercano una speranza di futuro, gli imprenditori che resistono, il mondo dell'antimafia che il PD si è scordato e ha fatto bene, bravo Conte, a candidare Cafiero De Raho, non si capisce perché il PD non ha messo figure di questo tipo, eccetera, eccetera, per fare delle liste, diciamo, un cencelli delle correnti, diciamo, gli amici, i famigli, lasciamo perdere, no, diciamo che se c'è il fascismo, meno male che non c'è il fascismo, perché se ci fosse dovremmo già espatriare se si combatte con queste liste. Detto, diciamo, questo, la proposta politica complessiva ha una postura troppo supina rispetto al vincolo esterno, che è il problema del PD di questi anni. Cioè, non si può essere sempre dei portavoce acritici di Bruxelles. Si potrà, per esempio, dire che l'Europa sul tema dell'energia e dell'emergenza economica che c'è non è stata all'altezza come ai tempi del Covid, quando fece il recovery. Sono mesi che rimangono chiacchiere, diciamo. Ma per il momento tali rimarranno, perché ricordiamo che la Commissione europea si è riservata valutazioni supplettive per il tetto al prezzo del gas, anche perché abbiamo un leggero problema che la Germania, che ieri ha commentato il possibile voto tramite il segretario del Partito Socialdemocratico, ha una posizione diversamente favorevole, la Norvegia è contrarissima. Facciamo così, entriamo nei gangli del programma dei contenuti, partendo dal reddito di cittadinanza con Alessandro De Angelis, dopo la pubblicità. Di nuovo in studio con Alessandro De Angelis. Le immagini che state vedendo arrivano dagli Stati Uniti d'America, gli arrivi all'Assemblea Generale dell'ONU, è atteso anche il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ricevuto ieri il premio di statista dell'anno, parlerà tra qualche ora. Ultimo e lungo viaggio all'estero. Ultimo e lungo, e che ha ricevuto anche un placet da parte, non il primo, dell'amministrazione americana, di Joe Biden, che gli ha scritto una lunga lettera. Si è parlato di autocrazia e del ruolo internazionale. E riparto da qui, Alessandro, visto che è tema cugino rispetto a quello che stavamo affrontando con te prima della pubblicità. Il viaggio di Mario Draghi negli Stati Uniti, per quanto da tempo già schedulato, già previsto, che tipo di valore politico ha e in che rapporto sta con le voci che lo volevano in qualche modo garante, tutore dell'atlantismo e del ruolo internazionale accanto all'Occidente da parte di un possibile governo di centrodestra? Ma il valore è la dimostrazione plastica, diciamo, anche dei tributi di stima che stanno arrivando in queste ore della sua, ecco, statista dell'anno, eccetera, della sua credibilità, della sua autorevolezza internazionale, il che, diciamo, rende plastico il segno dei tempi, no, Alessio? Cioè, proprio nel momento in cui la crisi si avvita sull'energia, sul gas, su una possibile recessione, sulla perdita del potere d'acquisto dei salari, no? In condizioni normali le urne dovrebbero punire chi questa crisi l'ha prodotta, no? E ha impedito che si andasse avanti col governo Draghi. E sta accadendo esattamente l'opposto, che, diciamo, probabilmente le urne premieranno chi stava all'opposizione da un lato e l'altro Conte, che è colui che l'ha fatto cadere il governo.
E questo te lo spieghi appunto con quel segno dei tempi cui accennavamo prima, cioè che siamo ancora dentro l'età della rivolta contro l'establishment, no? Ecco, in cui fa presa il messaggio e la proposta sovranista, no? Verso le categorie più deboli, verso diciamo le periferie. E perché? Perché si stanno allineando una serie di pianeti negativi, no? Una recessione più lunga dal dopoguerra, la crisi delle istituzioni internazionali, un certo impoverimento della democrazia, e quindi questo è l'esito, diciamo. Non mi colpisce che ci sia un oiato, diciamo, tra il tributo internazionale a Draghi e le condizioni reali di quello che sta accadendo in Italia, ecco. Alessandro, io ti terrei come ultima, diciamo, tua considerazione, perché con un supplemento di indagine su Giuseppe Conte, facendoti vedere la foto di ieri, no, di Giuseppe Conte e Beppe Grillo affacciati dalla terrazza di Grillo a Genova, di spalle, entrambi di spalle. Giuseppe Grillo è un po' così, è un po' di spalle rispetto alla campagna elettorale di Giuseppe Conte, assente, non parteciperà neanche al comizio di chiusura qui a Roma venerdì, però poi Giuseppe Conte ha il cavallo di battaglia del reddito di cittadinanza che nel momento generale nei tempi bui che tu affrescavi è un tema efficace sicuramente, adesso non so se lo definirei voto di scambio come ha fatto Renzi, ma sicuramente efficace. Basta questo cavallo di battaglia a compensare l'assenza di Grillo per Conte? Ma guarda, io ti devo dire, voi sapete che forse io sono stato tra i più critici, diciamo, su Conte, no? In questi anni. Io non esito a dire che quella di Conte, Conte è quello che ha fatto dal suo punto di vista la migliore campagna elettorale, cioè ha azzeccato la campagna elettorale. E io credo che non si riduca tutto, diciamo, al reddito di cittadinanza. È troppo semplice, troppo scontato e troppo riduttivo. Io credo che la politica abbia sempre, quando c'è del consenso, un elemento di quella che Gramsci chiamava la connessione sentimentale. E quando vedo che Conte, prende dei voti, va a riempire le piazze in alcune periferie del sud, nei luoghi del disagio, scampia piuttosto che i quartieri popolari di Brindisi, eccetera. Certo, il messaggio è demagogico, la parola sua d'ordine in questa campagna elettorale è gratuitamente, cioè propone tutto gratis, diciamo, con la facilità con cui Berlusconi prometteva posti di lavoro, diciamo, negli anni 2000. E tuttavia c'è il punto che un pezzo di paese, vediamo quanto grande, vede in lui comunque colui che può tutelarlo, proteggerlo, rappresentarlo socialmente. E io credo che dentro questa possibile risalita di Conte, la sua candidatura, lui ha azzeccato, cioè è partito in campagna elettorale abbandonato da Grillo e con Di Maio che gli ha fatto una scissione. Ora, se lunedì sera i dati definitivi, si vedrà che tutti assieme, Conte, Terzo Polo e PD, hanno più voti del centrodestra, lui potrà dire siete voi che non mi avete voluto, ma ha una carta formidabile anche per il dopo. Cioè, il e PD questa avrà sarà una responsabilità della quanto grave nel caso di Enrico Letta? Tutta imputabile a Enrico Letta? Ma Enrico Letta ha la responsabilità, diciamo, di una logica politica che non torna, perché lui ha impostato la campagna elettorale sul tema democratico, dell'allarme democratico, non chiamiamolo fascismo, ma la paura che se vince la destra può cambiare la Costituzione, le suggestioni ungheresi della Meloni, un tema di un'inquietudine democratica. Se il tema è democratico, il tema è più grande dell'agenda Draghi. E allora serviva un CLN, e il CLN notoriamente si faceva... Comitato di Liberazione Nazionale... C'erano i comunisti, i monarchici, Badoglio, e cioè, nella fattispecie il CLN sarebbe stato da Conte fino alle forze più moderate, con tanto di benedizione di Draghi che, essendo un sincero antifascista, si rende conto che prima bisogna salvare il paese e poi quelli che lo hanno salvato possono ridiscutere o no di agenda Draghi. Se quello è il tema, se invece il tema è che la destra è semplicemente unfit to lead, inadeguata, perché ha un programma pieno di contraddizioni, perché non sono d'accordo su niente, perché se va al governo sale lo spread, eccetera, eccetera, serviva una coerente proposta di governo, secondo me
oltre l'agenda Draghi, perché questa idea della, io non capisco che cosa sia l'agenda Draghi. L'agenda Draghi era un programma possibile di unità nazionale. Se non c'è più l'unità nazionale, un partito che ha una sua vocazione egemonica ha una sua agenda. Poi è l'agenda Draghi che è compatibile l'ha abbandonata con la piano piano. Ma poi c'è anche il tema, come ricordava Alessandro De Angelis, che quando Enrico Letta ha annunciato l'alleanza con parte della sinistra ha detto: questo è un ticket elettorale, non è un cartello di governo, anche perché le proposte, soprattutto sulla materia economica, sono sensibilmente diverse. Ma a proposito di materie economiche, vedo qui dietro Bruno Tabacci, che di economia ne mastica e ne ha masticato anche con ruoli di governo e di amministrazione locale. Tra poco lo facciamo entrare. Intanto grazie ad Alessandro De Angelis, direttore della Post, per essere stato con noi. Tanto ci ritroviamo presto con te. A presto. Ma facciamolo accomodare, Bruno. Prego, Tabacci. Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, impegno civico, abbiamo detto diversi ruoli nel corso della sua carriera politica, che lei da un paio di settimane in politica più o meno, sì. da qualche giorno. Sì. E ci hanno raggiunto anche Domenico De Masi, che vedo il collegamento pronto, e Massimo De Manzoni. La verità, porteremmo tutti voi tre da Campagnani, che sta, lo abbiamo visto nell'anteprima del nostro programma, in una famosa gelateria di Roma, non per piacere ma per parlarci, diciamo, dell'emergenza, no? della pandemia del 2023, che sarà del 2023, cioè il caro energia. Nicola? Sì, Luca, esattamente. Qui siamo in questa gelateria dove è arrivata una bolletta di 18.000 euro, quattro volte tanto rispetto all'anno scorso. Qui vedete i clienti che ancora a settembre vengono a prendersi l'ottimo gelato della gelateria. Tra l'altro l'imprenditore, che poi dopo vi presenteremo, ha deciso di non alzare i prezzi del gelato. Un gelato come questo, una coppetta di gelato come questo, che costa 2 euro. Il proprietario ha stimato che servono 9.000 di queste coppette per pagare soltanto la bolletta della luce di un mese. E poi c'è tutto il resto, il costo delle materie prime e soprattutto 14 dipendenti. Insomma, non parliamo solo di gelato. Quel gelato non è per te, no? È per me. No. È per me. No. Arriverà. No. È per Alessio. Arriverà, okay. Per me più avanti. Onorevole Tabacci, ha messo in fila, ora al di là delle coppette da vendere per poter ripagare questa bolletta, che non è un tema secondario, andiamo a vedere cosa sta succedendo come macro tema di discussione. C'è stato un decreto aiuti ter, ci sono stati 50 miliardi complessivamente prima del ter che sono stati stanziati. Ha colpito un dato, noi ieri avevamo il corrispondente di Repubblica da Londra in questo studio, Enrico Franceschini, che ci ha detto: noi stessi, quando abbiamo dovuto come corrispondenti commentare le mosse di Liz Truss, siamo stati in difficoltà, perché noi abbiamo capito questo 120 miliardi di sterline dove le abbia prese, avendo i fondamentali economici che si ritrovano. Lo scostamento di bilancio, ovvero fare altro debito, perché secondo lei, stando le cose come ci ha raccontato Nicola Campagnani, ed è solo una piccola realtà, ogni giorno ne raccontiamo tante che però si trovano nella stessa situazione, non è attuabile? Perché? Ma mi viene in mente così quello che è accaduto in Italia in agosto-settembre del 2011. Lei è troppo giovane, forse non se lo ricorda. Ma c'ero. Certo, immagino che lei ci fosse. Però nel 2011 è accaduto che lo spread è finito nell'arco di poche settimane a 530, quindi 5,3 punti percentuali in più di interessi pagati sul debito rispetto a quello che pagavano i tedeschi. E noi avevamo appena approvato una manovra finanziaria che è stata bruciata nell'arco di poche ore. Quindi questo può accadere. Quella pressione, anche speculativa, perché sul gas non c'è una pressione speculativa, una pressione speculativa di quelle dimensioni sul debito pubblico ci poteva mettere in ginocchio. Nell'arco di 2 mesi non saremmo più stati in grado di pagare né gli stipendi né le pensioni. Questo ha portato alla crisi del governo Berlusconi e all'arrivo del professor Monti, indicato da Napolitano. Il governo dei tecnici. Che ha dovuto fare una manovra molto complessa, come molti si ricorderanno, a cominciare dalla spesa previdenziale. Ma è paragonabile la situazione che lei ha citato del 2011 con lo spread? Perché che secondo lei quello che è avvenuto dopo il Covid e quello che sta avvenendo sulla guerra è una cosa che è di gestione ordinaria. Siamo all'interno di una
di una tempesta molto pericolosa. E se vogliamo evitare che la pressione sui prezzi del gas e quindi dell'energia si traduca in una recessione pesante, è necessario che ci sia un intervento coordinato dall'Europa, perché il price cap di cui Draghi parla almeno dal mese di marzo va accompagnato dal disaccoppiamento tra il prezzo dell'elettricità e il prezzo del gas. Oggi il prezzo dell'elettricità in Europa, secondo il mercato di Amsterdam, viene determinato dal prezzo più alto del gas, come se tutta l'energia prodotta fosse prodotta dal gas. Ci sono anche fonti alternative, da qui gli extra profitti, che ci sono delle fonti alternative da cui si produce energia elettrica, che non hanno avuto questo scostamento così pesante sul suo valore, sul prezzo, insomma, di cessione. E poi la speculazione, quella che è stata, si è costruita sui contratti spot, quelli che operano giorno per giorno, la speculazione ha operato in lungo e in largo come faceva nel 2008 con i barili di carta, cioè non perché ad ogni acquisto o ad ogni vendita ci fosse un corrispettivo di denaro, no, bastava dire che si intendeva acquistare dei megawattora di gas e questo è uno dei fattori sui quali la Commissione Europea ha annunciato qualche settimana fa di voler anche intervenire, no? Ed è bastato questo? Una settimana fa era schizzato a 330. Adesso siamo a 172, credo. Siamo a 172. Oggi quindi, era quindi come mai in una settimana è avvenuto un rovescio? Sa perché? Perché sono cambiate le aspettative anche da parte degli speculatori. E molti adesso giocano al ribasso, non più al rialzo. Mi pare di capire che comunque non avrebbe aperto volentieri la crisi di governo Tabacci, no, gradirebbe la presenza ancora di Mario Draghi. Draghi a Palazzo Chigi. Sarei molto più tranquillo e sereno, non c'è dubbio, perché lui è un fuoriclasse da questo punto di vista. Ma quel no che ha detto, lei crede a quel no di Mario Draghi pronunciato in conferenza stampa? Guardi, non torno più a Palazzo Chigi. La competenza sulla materia non è che la devo spiegare io, gli italiani lo sanno benissimo, è del Presidente della Repubblica che abbiamo appena rieletto. È lui che designa il capo del governo. Noi non andiamo ad eleggere il governo il 25, noi eleggiamo quindi il Parlamento. Quindi a lei piacerebbe, cioè che se Mattarella, se i numeri ci sono, dopo il voto ritelefonasse a Mario Draghi, lei... Guardi, io penso che Mario Draghi abbia un grande senso della responsabilità civile e istituzionale e si fida molto del Presidente della Repubblica. Elena Testi. Poi arriviamo da Massimo De Manzoni, da De Manzoni e dal professor De Masi. Elena Testi, che si trova, lo ricordiamo, a Caserta perché sta seguendo oggi gli incontri elettorali e gli appuntamenti elettorali di Enrico Letta, che è arrivato, Elena? Te lo mostro perché qui accanto a noi adesso ci stanno facendo spostare, non so se Diana riesce a intercettarlo. Ha appena finito il comizio, ha snocciolato di fatto il programma elettorale parlando appunto degli aiuti al sud, degli insegnanti. Ha concluso con una frase, cioè la convinzione del votare il Partito Democratico deve passare dai vostri occhi, quando guardate qualcuno lo dovete guardare con convinzione e vedrete che voterà Partito Democratico. Ha fatto anche un passaggio su Giorgia Meloni, ma adesso noi lo stiamo seguendo perché andremo al punto stampa e gli porremo alcune domande proprio riguardo a questa situazione, la campagna elettorale che sta prendendo, come dicevamo prima, connotati europei e non solo nazionali. Domenico De Masi, noi ovviamente chiedo agli ospiti la pazienza, appena comincia il punto stampa a cui si riferiva Elena Testi, vi interrompiamo, sentiamo Letta e poi torniamo a voi. Volevo però un primo commento, diciamo, introduttivo da parte di Domenico De Masi, chiedendole, professore, che campagna elettorale sta vedendo da parte dei leader, cominciando da quella di Enrico Letta, che è partita dalla coalizione che non c'è più, cioè c'era una coalizione, un campo largo e come premossa di campagna elettorale Enrico Letta ha deciso che quel campo largo non sarebbe più esistito. Poi come se l'è cavata? Dunque, intanto devo dire che leggo da più parti che questa sarebbe la peggiore campagna elettorale di tutti i tempi. Io ho un'età per cui ho assistito perfino alla prima, avevo 10 anni quando nel 48 si è fatta la prima famosa partita elettorale, e allora la situazione era perfettamente opposta a quella attuale. C'erano 3 grandi partiti di sinistra, c'era il PC di Togliatti, c'era il PC di Nenni, c'era il PSD il PSD, e a destra praticamente non c'era
non c'era quasi nulla, c'era un piccolo partito monarchico e tutto il resto. Dopo 74 anni la situazione è completamente rovesciata. Ci sono tre grandi partiti di destra e c'è una sinistra piuttosto frammentata e disorientata. Leggo soprattutto disorientamento nelle cose che dicono i miei amici di sinistra. E perché disorientamento? Perché da una parte il PD si è spostato al centro in modo, secondo me, troppo drastico. Ha rifiutato subito il rapporto con i 5 Stelle, l'unione sia pure soltanto tattica, diciamo, con i 5 Stelle, e ha lasciato alla sua sinistra un campo enorme. Quale campo? Il campo dei 6 circa milioni di poveri assoluti e 6 o 7 poveri relativi, cioè un bagaglio di circa 14 milioni di persone che non si sentono più riconosciute e apprezzate e difese da nessun partito. Questo da una parte crea una specie di bipolarismo sbilanciato, in cui la destra è abbastanza aggressiva, è fortemente, molto più fortemente coesa, sia pure con le sue divisioni interne, e a sinistra molti non sanno che cosa votare. Io temo che a sinistra ci sarà una forte assenza alle urne, un forte assenteismo. Cioè che l'astensionismo toccherà più il lato del centrosinistra. Ora questo lo vediamo, non si può parlare di sondaggi in questo momento, però il professor De Masi pone un tema che voglio affrontare con gli altri ospiti e parto da Massimo De Manzoni. Quando cita il numero delle persone che si trovano in situazione di povertà, c'è un tema politico che parla con questo del tema del reddito di cittadinanza. Ieri abbiamo avuto in questo studio l'onorevole Bersani, che non è candidato ma sta facendo campagna elettorale, ha detto che le persone in piazza gli chiedono conto del mantenimento del reddito di cittadinanza, chiedono soldi per essere aiutate a uscire dalla povertà. C'è il tema che una parte importante di questa campagna elettorale si sta giocando al Sud. Quanto, Massimo De Manzoni, sarà decisiva questa partita e quanto è decisiva la partita del reddito di cittadinanza nell'orientare, soprattutto dalla parte del centro-sinistra, il voto? Quanto sarà decisiva sulle elezioni non lo so, perché non ho la sfera di cristallo. Quanto sarà decisiva per il risultato dei 5 Stelle? Tanto, quasi tutto, oserei dire. Perché è chiaro che è la loro ultima carta, si sono giocate tutte le altre carte dell'antipolitica, della diversità da tutti gli altri, questa è la carta forte che ancora si possono giocare, se la giocano infatti soprattutto al Sud, dove il reddito di cittadinanza è più diffuso e come si può definire? Un virtuoso voto di scambio, nel senso che... Beh, è una misura che ha aiutato diverse persone, non lo diciamo noi, ma lo dice l'Istat, a uscire dalla situazione di povertà. È una misura che ha distorto parzialmente un mercato, che peraltro era già dissestato di suo, e quindi ha potuto essere distorsiva in un mercato, perché era un mercato dei salari, dove i salari sono i peggiori d'Europa. Noi siamo l'unico paese dove i salari sono diminuiti anziché crescere negli ultimi anni. Vorrei ricordare che in questi ultimi 10 anni ha sempre governato o il PD o qualche tecnico. Vorrei completare il raccontino che faceva prima Tabacci. Però qualche tecnico in governi di larghe coalizioni con anche pezzi abbondanti di centrodestra, nel senso nel governo Lega, Monti, Forza della Forza Italia, Piccolo Draghi, la Lega. La costante è stato che c'era il PD. Ricordo che dopo che lo spread andò a 500 e rotti con Berlusconi, arrivò Monti, fece la manovra lacrime e sangue, lo spread tornò sopra i 500 anche con Monti e dopo la manovra lacrime e sangue. E solo l'intervento della BCE, in quel caso di Draghi, fermò la speculazione. Perché il problema vero è che lo spread noi lo continuiamo a attribuire a eventi politici, quando invece sono eventi tecnici. Finché la BCE compra i titoli di Stato, lo spread sta buono. Finché, quando la BCE non compra più i titoli di Stato, lo spread schizza. È sempre successo così e succederà di nuovo, perché la BCE ha già annunciato che non comprerà i titoli di Stato. Per cui adesso avremo un'eventuale vittoria del centrodestra, lo spread che risale per ragioni tecniche, e tutti che si diranno: ecco, è andato via Draghi e
e adesso risale lo spread. Ma non è così, non è così. Finché la BCE compra titoli di Stato, lo spread rimane buono. Poi, ovviamente, le dinamiche sono tantissime. Però, rispondendo alla domanda di tipo economico, questo mi viene da dire, che il reddito di cittadinanza, certo, ha operato in maniera virtuosa per una certa categoria di persone che si sono trovate in difficoltà, però è stato congegnato in modo tale da diventare distorsivo e non premiante nei confronti del lavoro, cosa che invece si proponeva come scopo, per cui da quel punto di vista ha totalmente fallito ed è chiaro che è una misura che andrebbe rivista. È sì. Chiaro che i 5 Stelle giocano sul fatto di non rivederla affatto. Diciamo che ricordiamo sempre, no, che 2/3 di percettori del reddito di cittadinanza, diciamo, non sono disponibili per il mercato del lavoro, cioè sono perché troppo anziani o perché troppo giovani, e che invece la fascia 18-29 anni sono l'1,9% dei percettori del reddito di cittadinanza, e che 50% di questi in realtà già lavora, cioè prende il reddito per integrare salari, questi che sono troppo bassi. Troppo bassi. Io volevo però girare la riflessione di De Manzoni a Bruno Tabacci, no? Che è esponente di uno schieramento, quello del centrosinistra, che diciamo dovrebbe essere, no, in prima fila sui temi sociali. Tabacci, perché è un errore nostro, diciamo, di sintesi giornalistica il fatto che quando c'è da parlare di crisi sociale e di reddito di cittadinanza alla fine parliamo solo del Movimento 5 Stelle, e invece il cavallo di battaglia del Partito Democratico è, ne abbiamo parlato fino adesso, la collocazione europea, la credibilità di Giorgia Meloni e la difesa di Mario Draghi? Sbagliate qualcosa voi o sbagliamo qualcosa noi nella sintesi, e magari non intercettare il vostro programma? Io ho un'opinione precisa sul punto. Penso che il reddito di cittadinanza sia stato un allargamento del reddito di inclusione. Quindi c'era già una formula. Misura del Partito Democratico. C'era già, quindi basta ricostruire la storia e verificare come sono andate le cose. E che il reddito di cittadinanza abbia peccato sul punto delle politiche attive del lavoro è una constatazione. Questo lo riconosce anche Giuseppe Conte, dando però la colpa alle regioni amministrate dal centrodestra. Vabbè, questo è Conte è un po' bifronte, insomma, nel senso che dà delle ricostruzioni bizzarre. Il tema è che è stato costruito non con la precisione che sarebbe stata necessaria. Ciononostante, delle misure di carattere sociale sono doverose, soprattutto in una fase come questa, dove il rischio della povertà è un rischio che si tocca con mano. Basta andare a vedere nelle città, basta chiedere ai francescani alle loro mense di Milano come funzionano, e quindi si capisce. O la Caritas, si vede. Non ci sono solo degli stranieri extracomunitari, ci sono anche degli italiani che si mettono in fila. Sì, tra l'altro noi lo raccontiamo spesso, il fenomeno che l'onorevole Tabacci ci ha descritto adesso. E professor De Masi, lei che è un po' il padre del reddito di cittadinanza, quando ancora il reddito di cittadinanza non aveva trovato una traduzione politica, no? Che idea si è fatto del dibattito e per esempio di Giorgia Meloni, che dice una volta arrivati al governo vogliamo modificare, cancellare il reddito di cittadinanza? Oggi è un po' frenata da Berlusconi, perché Berlusconi ha detto in realtà andrebbe implementato, andrebbe migliorato, soprattutto nella parte che riguarda le politiche attive del lavoro. Salvini, anche lui, è passato da una volontà di cancellazione, per quanto nato in un governo in cui la Lega faceva parte dell'esecutivo, a una volontà di modificarlo. Ma guardi, io credo che qualunque governo ci sarà dopo il 25 settembre sarà un reddito di cittadinanza, ma sarà quello. Sarà un reddito di cittadinanza corretto, migliorato, perché anche la commissione che è stata istituita per analizzare il reddito di cittadinanza ha indicato dei ritocchi, sono dei ritocchi. Come il reddito di cittadinanza è stato un miglioramento netto del REI, che aveva una liquidità troppo bassa di... C'è un qualche problema con l'audio del professor De Masi. Si fermi un attimo, professore. Professore, mi sente? Sì. Abbiamo sì, qualche pronto. Problema di salto sì, di audio. Allora, riproviamo. Noi abbiamo smesso di sentirla nel momento in cui lei ha detto il reddito di cittadinanza, come ricordava il sottosegretario Tabacci, è un'evoluzione del REI, del reddito di inclusione. Poi... E poi ci sarà una ulteriore evoluzione con i ritocchi necessari.
Però a mio avviso pare che il reddito di cittadinanza sia arrivato così sulla scena, così forte durante questa competizione elettorale, per un fatto semplicissimo, perché è una sorta di cartina al tornasole della contrapposizione. Diciamo, proviamo a migliorare il collegamento, però mi pare che il concetto espresso dal professor De Masi sia chiaro, e io giro questa sollecitazione a De Manzoni. Massimo, Giorgia Meloni e il centrodestra, qualora dovessero vincere le elezioni, ricevere il mandato dal presidente, potranno veramente togliere il cancellare il reddito di cittadinanza, o come mi sembrava stesse dicendo De Masi, quello resta, potrà essere un po' cambiato, ma è una conquista dalla quale, anche per necessità economiche di crisi che avanza, difficilmente si potrà senza dolori tornare indietro. Ma io penso che qualche forma di sostegno rimarrà, questo è evidente, anche perché anche all'interno della coalizione questo viene detto. La stessa Meloni non parla di buttare la gente in mezzo alla strada e affamarla, parla di abolire questo strumento e sostituirlo con altri. È evidente che una forma di ammortizzatore sociale, anche per chi non lavora, è in certi casi assolutamente necessaria. Non è possibile che diventi quello che è in questo momento, a mio modo di vedere, nel senso che appunto abbiamo visto abusi del reddito di cittadinanza, ne citavate qualcuno anche prima, diventa anche un disincentivo al lavoro in certe situazioni, non è stato dato correttamente solo a quelli che ne avevano bisogno, ma anche a gente che avrebbe potuto lavorare, e soprattutto non ha incentivato il lavoro e ha fatto quel tipo di concorrenza, e lì è un problema gigantesco dal mio punto di vista. Ma perché ha fatto concorrenza? Perché abbiamo salari talmente bassi che anche un reddito di sostegno, di sussidio, è sufficiente a mettersi in competizione con i bassi salari. Se uno guadagna 900, 1000 euro anche, ma anche di più di 1000 euro in certe situazioni, deve spostarsi da casa, deve pagarsi l'affitto. No, tra l'altro una città costosa, la crescita dei salari nel nostro paese, abbiamo dato i dati OCSE dell'altro giorno, è sensibilmente inferiore rispetto a quella degli altri paesi, ma con percentuali che fanno anche, abbastanza impressione, sì, meno 2,8, meno 2,6. È l'unico paese che ha crescita di salario negativa. Sì, e questo sarà poi un tema di discussione, e lo è già anche dalle parole che stiamo sentendo. Poi però alziamo lo sguardo, onorevole Tabacci, mi riferisco alle polemiche che riguardano il posizionamento e le interlocuzioni europee. Oggi Giorgia Meloni, parlando del partito dell'ultradestra spagnola Vox, che fa parte del gruppo dei conservatori europei, ha detto: mi auguro che accada in Spagna quello che sta accadendo in Italia, sottintendendo un risultato molto performante di Fratelli d'Italia. Il continuo riferimento all'allarme democratico, alla postura europea, è un tema che la preoccupa, e che secondo lei quale tipo di presa ha sull'elettorato che magari sta pensando alle bollette, a un'implementazione di un reddito, al welfare sociale che va migliorato, ai soldi in sostanza? Ma penso che la polemica si è riaperta dopo il voto del Parlamento europeo. Il voto del Parlamento europeo ha visto una posizione contraria di Lega e Fratelli d'Italia rispetto alla presa di distanza da Orban. D'altro canto, ho visto che Draghi in America ha ricordato che vi deve essere una distinzione netta tra democrazia e autocrazia. Allora, il problema della democrazia non è che lo si definisce a tavolino. C'è una divisione dei poteri, secondo la scuola di Montesquieu, e c'è una sua articolazione concreta nelle democrazie moderne, che dicono che ci devono essere dei contrappesi. Ecco, tra i contrappesi c'è la libertà di stampa, di informazione, c'è il ruolo distinto e autonomo della magistratura. E se queste cose invece non funzionano... Tra l'altro Commissione ha dato dei compiti a casa da fare all'Ungheria, che ancora al momento non si è mossa. Siccome il giudizio settimana che ha dato Meloni, se non ho capito male, era quello di dire: ma comunque Orban ha preso i voti. Ha vinto le elezioni. Vorrei ricordare che anche nel 1924 Mussolini aveva preso i voti. Il problema è di come si prendono, e se ci sono
e si sono garantite le condizioni dei contrappesi necessari perché la democrazia possa esprimere, diciamo, la qualità delle sue argomentazioni. Ma io non voglio, non voglio che questo sia un elemento di polemica. Io non l'ho mai citato in campagna elettorale, rispondo ad una domanda che mi viene posta. Dopodiché che l'elettore sia preoccupato invece molto di più degli effetti sulla bolletta energetica mi sembra ovvio. Infatti su questo ho detto che bisogna che l'Europa batta non un colpo ma forse anche due, perché è arrivato il momento, come ha fatto in occasione del Covid, di dare una risposta senza perdere troppo tempo. Sbuffava, diciamo, vistosamente. No, dicevo semplicemente che le elezioni si sono svolte regolarmente, c'erano osservatori internazionali, anche europei, nessuno ha avuto nulla da ridire. Le contestazioni che vengono fatte all'Ungheria non sono tanto di carattere ma voi siete poco democratici, quanto di carattere più tecnico, che riguardano i soldi, l'erogazione dei soldi e il controllo. Hanno paura che i soldi erogati non vengano spesi in maniera efficace. Le contestazioni mosse all'Ungheria e peggiorate addirittura erano state mosse anche alla Polonia, solo che dopo la Polonia è diventato un baluardo della guerra contro Putin e quindi non se ne parla più, ma erano uguali e identiche. Quello che io ho capito dell'intervento di Fratelli d'Italia e della Lega, contrario a questo tipo di operazioni, è come l'hanno fatto con loro, lo possono fare con altri, perché è una questione troppo distanziale. Male non fare, paura non avere, no? un vecchio detto. E lo è talmente tanto, però, che vorrei far notare che dei 12 punti contestati all'Ungheria, alcuni di questi sono contestati anche all'Italia, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, non tutti e 12 insieme, però è discrezionale l'intervento. Immagino che tu ti riferisca alla decretazione d'urgenza con atto amministrativo che è stata poi evocata e utilizzata durante la pandemia. Per il momento però non ci sono zone nei quali le minoranze, le persone omosessuali non possono entrare, per fortuna non facciamo ascoltare alle donne che legittimamente decidono di interrompere la gravidanza il battito del bambino prima di effettuare un aborto. Facciamo così, tra poco parla Enrico Letta. Gli ospiti... Non è quella la contestazione che è stata fatta all'Ungheria, perdonami. Il problema è che stiamo distorcendo tutto. Sì. Non è stato contestato questo. No, però è stato contestato un tema di diritti anche, non soltanto un aspetto economico. È stato contestato anche un tema di diritti e della gestione più complessa della società e del modello di società che Orban vuole proporre. Poi è legittimo votare contro una risoluzione all'Eurocamera. La risoluzione in Parlamento Europeo faceva riferimento anche ad altro, non solo questioni economiche. E i diritti, quello che stavamo dicendo, pubblicità sì, e torniamo tra poco, così i nostri ospiti lo commentano. Il PD ha bisogno di una scossa, che significa? No, io lo dicevo perché vedevo in giro ogni tanto qualche faccia triste e un po' delusa, mentre noi dobbiamo lottare pacificamente fino all'ultimo. Letta ha sbagliato qualcosa nella campagna elettorale? Non ha sbagliato nulla Letta, e da adesso davvero l'unica cosa che possiamo fare è provare a dare tutto il nostro contributo per cercare di battere le destre e fare il miglior risultato possibile. Dovesse dargli un voto a Letta sulla sua campagna elettorale, che voto darebbe? Beh, non è molto incisiva, quindi un voto sufficiente ma non ottimale. C'è sicuramente bisogno di una scossa, perché bisogna intanto assolutamente comunicare quello che si sta facendo e su quello, ahimè, siamo un po' carenti. Probabilmente bisognerà crescere anche sul piano della comunicazione. Fra i militanti e così via ci sarà chi è stracontento, per cui gli dà un 8 e c'è magari chi gli dà un 4. Quando vedo i dati e vedo che noi non riusciamo a raccogliere voti tra le partite IVA e i lavoratori e le lavoratrici autonomi, io mi mangio le mani, perché se siamo il partito del lavoro dobbiamo essere anche di quelle categorie lì. Noi non è che dobbiamo combattere la ricchezza, noi dobbiamo combattere la povertà. Dalle urne purtroppo ci aspettiamo non un risultato positivo. Mi auguro che il 40% degli astenuti si tappi il naso, faccia quello che vuole, ma venga a votare. Io mi aspetto successo. Proviamo a fare come gli aquiloni, che se ci pensate si alzano in volo quando il vento è contrario. Grazie.
su questo servizio che ci parla di Romolo Napolitano, che ci parla di Partito Democratico, andrei da Elena Testi, chiedendo intanto a Elena quanto manca all'uscita le dichiarazioni del segretario Enrico Letta. Allora, noi siamo entrati all'interno del teatro comunale, qui si sono accomodati i colleghi, come vedete stiamo attendendo il segretario del Partito Democratico che dovrebbe arrivare a breve, pochi minuti, si è fermato in un ristorante, un breve break con i suoi e poi dovrebbe arrivare qui. Un breve pranzo, no? Magari banalmente in un ristorante, un break e gira. E allora, diciamo, il contenuto del pezzo di Napolitano a Massimo De Manzoni, perché Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, diceva in apertura del servizio che Enrico Letta non ha sbagliato niente in questa campagna elettorale, poi però nell'intervento al palco dice che si mangia le mani per il fatto che il PD non riesce a essere il primo partito tra i lavoratori, tra le partite IVA, dice anche che bisogna smetterla di sentirsi i migliori. Il 26 settembre si apre il congresso in casa PD e Stefano Bonaccini vuole evidentemente fare altro nella vita? È molto possibile, lo dicono tutti, lo dicono molti da tanto tempo, che Bonaccini aspiri anche alla segreteria nazionale e che chiaro che in campagna elettorale non può sparare sul suo partito, questo è evidente, ma che Letta non ne abbia azzeccata quasi nessuno in tutta questa campagna elettorale è evidente a tutti. Poi è ovvio che tutto questo che stiamo dicendo è appeso a un'incognita che rimane tale, perché le urne, i voti non sono i sondaggi, i voti vanno spogliati, visti e contati e quindi se Letta inopinatamente, io non vedo come, ma avesse un successo insperato, la sua posizione si rafforzerebbe, questo è evidente, fa parte delle dinamiche politiche. Bonaccini sta affilando le armi, non da oggi oserei dire, ma è chiaro che l'occasione di un possibile smacco elettorale, soprattutto facilmente imputabile a chi non ha voluto alleanze e a chi si è fatto gabbare da altri alleati potenziali, è evidente che il congresso si aprirebbe un minuto dopo. Voglio sapere dall'onorevole Tabacci che effetto le fanno le parole di Bonaccini, che è presidente di una regione importante dell'Emilia-Romagna, una regione a guida centrosinistra e che però non risparmia critica alla linea di Letta, anche in chiave alleanze e in chiave futura. Sappiamo che i rapporti che ci sono tra Bonaccini e per esempio Matteo Renzi sono sensibilmente diversi rispetto a quelli che l'attuale segretario Letta ha col leader di Italia Viva. Ma io non ho da insegnare niente a nessuno, però il primo punto è che bisogna aspettare i risultati elettorali per capire esattamente, perché ci siamo ubriacati con i sondaggi quando la gente era in vacanza, quindi adesso vediamo quanti andranno a votare, si capirà molto sul reale portato dei mutamenti che il corpo elettorale vuole introdurre. Per quel che riguarda poi i ruoli, è chiaro che nel dibattito politico tutti sono liberi di partecipare, ma io sconsiglierei di mischiare gli incarichi. Un presidente di regione deve fare questo fino alla conclusione. È bello perché ha iniziato il suo intervento dicendo non voglio dare consigli, ma e poi lo sa perché io sono fermo alla Prima Repubblica quando ci si dimetteva sei mesi prima, perché ha cominciato Enrico Letta. Bisogna dimettersi sei mesi prima, benissimo. E torniamo da lei. Enrico Letta con Elena Testi, vediamo. Ma lei che dice vinciamo, ecco, è cambiato. Lei parla prima di sondaggi relativi ai giudici, ma è cambiato qualche cosa, insomma. C'è l'eco tipica dei foyer dei teatri. C'è qualcosa che poi è cambiato qualcosa, insomma, lei girando per il territorio avrà dato una sensibilità diversa delle persone. Ecco, volevo capire cosa è cambiato. Una strategia normale, insomma. Guardi, molto semplicemente, come sapete, non si può parlare di sondaggi, quindi io mi attengo alle regole e quindi non ne parlo. La parla di sondaggi interni, infatti. Non ne parlo minimamente. No, la cosa sulla quale con grande determinazione in questi giorni, in quest'ultima settimana, a partire da ieri, abbiamo cominciato il nuovo corso della campagna elettorale, gli ultimi giorni di campagna elettorale, è il fatto che noi vogliamo agli italiani dire con grande chiarezza qual è l'Italia che dal 22 al 27 noi proponiamo loro. Ed è l'Italia dei diritti, l'Italia della difesa dell'ambiente, l'Italia del lavoro. È un'Italia positiva, il messaggio che io voglio dare con grande forza è un messaggio molto positivo al Paese ed è un messaggio positivo che ovviamente è quello che noi abbiamo costruito nel nostro programma.
E questo cambio di passo nasce dal fatto che da alcuni giorni a questa parte si è scatenato il lavoro del nostro partito in giro per tutta Italia. E fa la differenza. Un partito fatto di militanti, fatto di candidati e soprattutto fatto di sindaci. Il vero cambio di passo è avvenuto domenica mattina, quando domenica mattina avete visto a Monza abbiamo riunito 500 sindaci e si sono poi collegati tantissimi altri sindaci in giro per l'Italia. La nostra forza è il fatto che fanno riferimento alla nostra area politica quasi il 70% dei sindaci d'Italia, che ovviamente è la nostra vera grande forza, il nostro vero grande asset. Quindi un rapporto col territorio molto intenso. La campagna elettorale per tutto il mese d'agosto e per la prima parte di settembre è stata una campagna elettorale esclusivamente mediatica, di social media. Adesso è diventata campagna sul territorio e lì noi facciamo la differenza. Quindi il tema di fondo è che quest'ultima settimana la campagna si trasferisce sul territorio, anche perché sui media ormai c'è un intasamento totale, adesso lo dico nel massimo rispetto del lavoro. Sempre colpa dei giornalisti alla fine, questa è una costante, è una costante, tra domande e riflessioni questa è una costante. Tra poco sentiremo anche le domande della nostra Elena Testi, perché al di là delle legittime dichiarazioni che ciascun partito vuol fare sugli ultimi giorni di campagna elettorale, c'è una polemica politica che riguarda la geografia dei rapporti internazionali che è stata alimentata oggi, ha avuto nuova stura con le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul partito Vox, partito spagnolo guidato da Santiago Abascal, che fa parte del partito dei conservatori, che è presieduto dall'onorevole Meloni a livello europeo, cui Meloni ha augurato di fare lo stesso percorso anche in Spagna, e il Partito Democratico ha alzato il sopracciglio. Andiamo da Elena Testi. Scusi Presidente, quello che le volevo chiedere, cambio di passo come ha dichiarato ora, però ieri lei ha fatto un incontro con Scholz, ha dichiarato quello della Meloni è un governo post-fascista, la Meloni a sua volta ha detto ci auguriamo che la vittoria di Fratelli d'Italia sia un volano per Vox in Spagna, le chiedo di commentare le parole della Meloni e poi le faccio anche un'altra domanda. Proprio a seguito delle dichiarazioni di Scholz, la paura di questo partito che come ha dichiarato il leader dell'SPD è post-fascista, non vi spinge voi a post elezioni magari a fare una larga maggioranza, cioè una larga maggioranza io intendo a inserire anche Berlusconi, a riaprire un contatto con Conte, con Azione, quindi quello che è la maggioranza Ursula più Azione? Ma innanzitutto le parole di Giorgia Meloni sulla Spagna sono parole che mi hanno sorpreso, nel senso che il rapporto di Giorgia Meloni con Vox è un rapporto che gli italiani conoscono bene, anzi io spero che quelle parole abbiano riportato molte visualizzazioni di quei due video nei quali Giorgia Meloni, un buon spagnolo, però dice delle cose che sono tutt'altro che buone. E credo e spero soprattutto che quei video ricomincino a girare, perché lì dentro c'è un'idea di società, un'idea di Europa che non ci appartiene, non è la nostra idea di Europa e di società. Io spero che Vox non abbia successo in Spagna, ovviamente, penso che sarebbe un pessimo messaggio per l'Europa, oltre che per la Spagna, per come conosco la Spagna. Ieri il segretario della l'ARS, il segretario Klingbeil, il segretario del presidente della SPD, ha detto delle cose molto forti. Il tema di fondo è questo: la legge elettorale questa volta si applica a una riduzione del numero dei parlamentari, quindi è ipermaggioritaria nei suoi effetti, il che vuol dire che la questione delle alleanze è una questione posta, secondo me, in modo, come dire, virtuale, nel senso che chi vince le elezioni domenica avrà la maggioranza per governare. Quindi il tema di fondo non è quello di un voto proporzionale per cui il giorno dopo le elezioni bisogna capire che alleanze si faranno. Qui è come esattamente quando Carlo ha vinto il comune, cioè lui si è candidato con una sua coalizione, aveva contro altri candidati, altre coalizioni, chi ha vinto aveva la maggioranza nel Consiglio Comunale e in questo caso il Parlamento. Quindi il tema delle alleanze secondo me è un tema
di una discussione virtuale, un tema virtuale, per il molto semplice motivo che chi vince queste elezioni avrà la maggioranza per governare, e quindi questo sarà il tema sul quale poi ci muoveremo ovviamente. Ah, Enrico Letta, voto utile, esatto, e richiamo al voto utile. Torniamo in studio perché ha finito il segretario del Partito Democratico a rispondere alla domanda della nostra Elena Testi, e l'onorevole Maurizio Lupi, che sarà il nostro prossimo ospite, è già collegato. Tra poco andiamo da lui e gli facciamo anche commentare quello che ha detto. Intanto buon pomeriggio, leader di Noi Moderati, ecco, stiamo vedendo, e intanto la salutiamo. Buon pomeriggio, onorevole Lupi. Buon pomeriggio a voi. Chiedo un rapido commento prima di congedarli e andare dall'onorevole Lupi, all'onorevole Tabacci e a Massimo De Manzoni. Partiamo con Tabacci, poi De Manzoni, davvero 30 secondi, perché poi abbiamo i tempi che si accavallano. È efficace, sulle parole Tabacci, di questo appello al voto utile reiterato, anche se in forme diverse? L'appello mi auguro che sia efficace. Dal punto di vista dell'esito è tutto da vedere, perché ho l'impressione che la maggioranza, se ci sarà, si vedrà, ma dipende molto dall'esito delle elezioni. Potrebbe uscire un Parlamento che non è in grado di esprimere una maggioranza. Non è la prima volta che capita. Anche potrebbe, con Massimo De Manzoni, sei d'accordo? E a quel punto? A quel punto assisteremo a un disastro, perché cioè, intanto ci sarebbe un tiramolla pazzesco prima di fare un governo. E l'abbiamo visto già nel 2018, senza una vittoria di una maggioranza chiara, e sarebbe problematico per questo paese in questa situazione avere una situazione appunto come quella. È vero che continuerebbe un governo, cioè comunque ci sarebbe Draghi in prorogazza, però è evidentissimo che le cose non andrebbero bene, per cui io mi auguro che in realtà da una parte o dall'altra ma esca una maggioranza chiara e che finalmente in questo paese ci sia un governo politico che si assume le sue responsabilità e prende le sue decisioni anche in un contesto internazionale. Vox fa parte dei conservatori, cosa vi aspettavate? Che la leader dei conservatori... No, ma infatti in premessa è quello che noi cosa, abbiamo detto. Tutta sta meraviglia per la SPD, certo, è un suo alleato, Letta è andato là apposta per farsi dire quelle cose, se non siamo... è tutto parte del gioco della campagna elettorale, è chiaro. I giornali italiani... No, ma anche tu quei giornali italiani, no, anche tu Cuoque, De Manzoni... Tutti la verità. Per cui qualunque cosa venga detto all'estero, noi la prendiamo come se fosse ha parlato l'oracolo di Delfi. No, in questo studio sai benissimo che non è così. Ci frequenti da troppo tempo. È chiaro, era una battuta. Grazie a Massimo De Manzoni. Che Vox siano conservatori, però. Non apriamo di nuovo questo argomento. Grazie a Massimo De Manzoni, con direttore della Verità. Grazie all'onorevole Tabacci, Impegno Civico, per essere stato con noi. Onorevole Lupi, arriviamo da lei. Grazie per la pazienza. Noi Moderati, di cui vediamo anche il simbolo alle sue spalle. Lupi, io però la tengo sul tema, no? Sul tema delle collocazioni europee, delle accuse che Enrico Letta fa più volte, le reitera spesso a Giorgia Meloni e quindi alla coalizione per intero. A lei dispiace un po' ritrovarsi in una coalizione che, secondo Enrico Letta e altri esponenti, diciamo, del fronte progressista, collocherebbe l'Italia ai margini dell'Unione Europea, vicino a Orban, una coalizione che riceve gli auguri di Marine Le Pen? A lei moderato dà fastidio questo? Beh, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi invitato. Il centrodestra italiano è da sempre europeista, abbiamo sottoscritto un programma, io, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che al primo punto mette l'europeismo, l'atlantismo e la nostra appartenenza all'Occidente. Governiamo insieme da 30 anni, suggerisco al Partito Democratico che la strada del descrivere il mostro, il male assoluto, la catastrofe, non ha mai portato bene alla sinistra e tra l'altro fa male all'Italia e fa male a quell'Italia che vuole essere protagonista all'estero. Suggerisco a tutti i draghiani che tirano per la giacca Draghi di ascoltare le parole di Draghi, quelle della conferenza stampa ma anche quelli del meeting di Rimini, quando ha detto votate, votate, votate
e qualunque maggioranza sarà espressa dagli italiani con il suo voto, avrà l'autorevolezza per guidare l'Italia in Europa e però, portare onorevole l'Italia Lupi, fuori dalla crisi. Ha detto, io credo anche che Draghi, Draghi a un certo punto ha anche fatto due riferimenti. Il primo, che non è piaciuto a Matteo Salvini, tant'è che anche oggi lo ha stigmatizzato, i pupazzi prezzolati, Draghi non ha fatto nomi, che parlano, ha aggiunto anche di nascosto, con Vladimir Putin, col presidente della Federazione Russa, e poi ha anche detto attenzione con chi ti accompagni, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, in sostanza. Per rimanere alle notizie di oggi, per lei che è un europeista, che fa parte dell'ala più moderata dello schieramento di centrodestra, Viktor Orbán, che tipo di interlocutore internazionale è? Santiago Abascal, il leader di Vox, partito spagnolo, che tipo di interlocutore è? È un compagno di viaggio nel definire possibile compagno di viaggio delle strategie europee? Perché l'Europa avrà un ruolo fondamentale, lo sappiamo, tetto al prezzo del gas, PNRR... Ma scusi, noi siamo nel centrodestra una coalizione, da sempre governiamo 30 anni insieme, noi moderati e Forza Italia siamo nel Partito Popolare Europeo, c'è stato l'appello da parte del segretario del Partito Popolare Europeo a votare, appunto a scegliere i moderati, o noi con l'Italia o Forza Italia, ci candidiamo con forza nelle liste e nella coalizione, con una nostra lista nella coalizione del centrodestra, proprio per dare forza e voce a quella che noi riteniamo essere il pilastro del centrodestra, che è la maggiorazione, la responsabilità, la concretezza e la serietà. Con in Lombardia, che mi sembra la regione più europea d'Italia, è a guida leghista e governiamo insieme. Orban ha la sua storia, non è la nostra. Noi abbiamo votato in Parlamento europeo in maniera molto chiara e molto netta col Partito Popolare Europeo. Mi sembra che il contenuto di una campagna elettorale in questi 5 giorni, mi perdoni, non dovrebbe essere appunto se Vox è giusto che sia nei conservatori o non lo sia, o se è giusto che Orban esca dal Partito Popolare Europeo come è uscito, ma se questa maggioranza, proposta di maggioranza di governo che è il centrodestra, ha proposte serie e concrete. Ecco, allora andiamola a vedere, ne cito una, andiamo a vedere per esempio sul welfare sociale. Credo che questo interessi agli italiani, mi perdoni. Ecco, andiamo a vedere per esempio reddito di cittadinanza. Certo. Reddito di cittadinanza, sostegno al mercato del lavoro, welfare sociale. Il presidente Berlusconi ha detto che non va eliminato come misura, anzi va implementato, va migliorato. Meloni ha una posizione sensibilmente diversa, Salvini lo vuole modificare pur non volendolo cancellare, e qui le differenze sono di programma e di contenuto diretto. Che facciamo se il centrodestra va al governo il 26 di settembre, quando poi sarà formato, passerà più tempo, col reddito di cittadinanza? Ma noi moderati abbiamo una posizione molto chiara, che credo sia comune al di là delle sensibilità, perché adesso tutti cercano, visto che il Movimento 5 Stelle prende i voti di quelli del reddito di cittadinanza, di accarezzare anche questo, ed è un gravissimo errore. Io sono stato in Sicilia, in Calabria, come sto oggi, adesso sono in Friuli, tra l'altro ringrazio la locanda di Aviano che ci ospita, ma al nord come al sud, mi perdoni, un giovane del nord e un giovane del sud, non è che al sud vogliono il reddito di cittadinanza e al nord vogliono il lavoro, al sud come al nord vogliono il diritto al lavoro e non nell'elemosina di un'assistenza. Sì. E questa è la posizione chiara di sussidio, tutto il centrodestra. Diciamo la parte di sussidio, la proposta, vogliamo chiamarlo reddito di cioè questi 20 miliardi che abbiamo speso negli ultimi 3 anni, togli, il centrodestra li toglie che o si li debba, lascia? Io ho fatto il ministro, mi perdoni, noi ci è costato il re... Ma le rispondo direttamente. Il reddito di cittadinanza fino ad oggi ci è costato 32 miliardi di euro. Non ha sconfitto la povertà e non ha dato lavoro. L'anno prossimo sono stanziati 8 miliardi di euro. Togliamo qualsiasi equivoco, poi ognuno lo chiami come vuole. Le persone che non possono lavorare, che sono disabili, che non possono lavorare, hanno il diritto ad uno stipendio dignitoso e il dovere dello Stato di darglielo. Questo vale il 40%, cioè 3 miliardi di euro. Il problema non sono quei 3 miliardi di euro. Il problema sono i 5
5 miliardi di euro che devono essere stanziati per il diritto al lavoro, e cioè io prendo il panettiere, l'artigiano, il professionista, il piccolo imprenditore, gli dico 800 euro te li do a te e tu prendi uno nelle liste del reddito di cittadinanza e gli offri un lavoro. Le garantisco che l'imprenditore gli dà 500 euro in più e se quello rifiuta il lavoro non ha diritto a niente. Noi dobbiamo educare al lavoro, non all'assistenzialismo, e il centrodestra su questo, noi moderati sicuramente, noi vogliamo che questo sia modificato, cambiato radicalmente, poi eliminiamolo, non è, ognuno faccia la strada che vuole. Noi moderati abbiamo questo coraggio, il coraggio di dire che oggi c'è bisogno, nel rispondere ovviamente ai problemi concreti che ci sono, gas e inflazione, anche però di dire che la scuola è un pilastro fondamentale. Ecco, a proposito di gas e inflazione, mi risponde in maniera rapida, moderazione o responsabilità, scostamento di bilancio. Salvini, Meloni dice non capisco l'atteggiamento di Salvini, Salvini dice non capisco l'atteggiamento di Meloni. Scostamento di bilancio, centrodestra, il governo lo fa, non lo fa? Io le dico non quello che pensano Salvini, io rido perché le dico quello che non pensano Salvini e Meloni, e tra l'altro lo ricordo a tutti, giovedì chiuderemo insieme la manifestazione, la coalizione di centrodestra, ed è per questo che vi ringrazio, è fatta da 4 proposte, non solo da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, c'è anche la lista di noi moderati che porta esperienze importanti, dalla mia, da quella di Totti, a quella di Brugnano e dell'UDC. Bisogna intervenire subito, con i fondi che ci sono a disposizione, con i fondi europei come priorità. Non possiamo permetterci di uccidere le famiglie e il paese. La nostra proposta, per esempio, è una proposta che non costa, che però ci viene dall'aver incontrato famiglie ogni giorno, anche nei quartieri popolari. Oggi non si può nei prossimi 6 mesi staccare la luce e il gas a tutte quelle famiglie che hanno sempre pagato la bolletta della luce e del gas. Si chiama morosità incolpevole, lo introdussi quando ero ministro delle infrastrutture per la questione affitti. Questo tranquillizzerebbe da un punto di vista sociale le nostre famiglie ad affrontare anche un inverno. Allora, questo è molto concreto, non c'è bisogno di scostamenti di bilancio. Poi suggerisco a Letta, mi spiega perché al presidente del Consiglio tedesco Scholz dell'SPD non gli ha detto metti il tetto al prezzo del gas, metti il tetto al prezzo del gas, magari gliel'ha detto, non lo si è detto fiducioso, magari gliel'ha detto, non lo sappiamo, questa è la concretezza. Lei non ci fermiamo un attimo, sì, sì. Poi siamo fiduciosi il 20 ottobre su questa, diciamo, nota di fiducia. Ci fermiamo un attimo e torniamo con noi moderati, Maurizio Lupi, a tra poco. Fiducia. Di nuovo in studio è nostro ospite l'onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, coalizione di centrodestra. Adesso arriva il momento birichino, onorevole Lupi, è pronto? Non può chiedere l'aiuto da casa? Oddio mio, già mi seguiva Draghi. Però c'è un po' di ritardo, eh? Non posso chiedere l'aiuto da casa. No, neanche non può chiedere l'aiuto da casa, non può neanche prendere quelle deliziose bottiglie di vino che vediamo dietro di lei. Tutto vietato. Ha 3 minuti di tempo. Però il nostro... siete invidiosi, eh? Siete molto invidiosi. Tra vino sono e astemio, sono astemio, mi dispiace. Non ho alcuna invidia, più invidia per il mio collega. Ma che in gelateria. In Friuli è pazzesco il vino, in particolare quello bianco. Senta, questo è il nostro momento a carte scoperte. Sono 3 minuti, 5 domande. Lei deve rispondere nel modo più rapido possibile. Sarà aiutato da un conto alla rovescia e grafico e sonoro. È pronto? Bravissimo. La posa è giusta. Postura perfetta. Cominciamo. Sto facendo il mago Otelma. Vada. Via il tempo. Oggi Silvio Berlusconi è... un grande uomo politico che ha troppo la testa rivolto verso il passato e non sta costruendo un futuro. Per questo ci sono noi moderati. Mi dice un pregio di Enrico Letta. Moderato, però non nel posto giusto. Renzi e Calenda sono di centrodestra o sono di centrosinistra?
Ah, sono di sinistra, Matteo Renzi è stato il segretario del Partito Democratico ed è di sinistra e Calenda è stato eletto parlamentare europeo dal Partito Democratico. Rinnegare la propria identità per camuffarsi di centro è sempre un grande errore, bisogna essere orgogliosi di quello che si è. E poi la fantasia nella proposta politica ogni tanto viene smentita. Dire che dovete dare i voti al terzo polo perché così governa un altro, cioè Draghi, che poi gli dice di no, non porta mai fortuna. E allora andiamo sulla quarta domanda. È meglio per Maurizio Lupi un governo guidato da Giorgia Meloni o un nuovo governo Draghi? Un governo guidato da Giorgia Meloni, se sarà la più votata nella coalizione di centrodestra. È meglio finalmente un governo che abbia una maggioranza chiara, e in questo caso del centrodestra, dove la lista e il progetto politico di Noi Moderati abbia un peso forte. Basta con questa idea che si può governare solo se ci si mette tutti insieme. I governi di unità nazionale sono anomalie, sono eccezioni, perché vuol dire che la politica ha sbagliato. Io voglio che i cittadini italiani ci diano la maggioranza per poter governare, per essere testato se le promesse che faccio in campagna elettorale, perché si fanno promesse, diventano realtà. Moderazione, concretezza e responsabilità è la proposta della lista Noi Moderati. Ecco, Noi Moderati vince alle elezioni del 25 di settembre se... Vince alle elezioni del 25 settembre se sarà e avrà la fiducia degli elettori italiani per contare nel nuovo governo di centrodestra. E quindi per me la sfida vera è la sfida del 3%, cioè del superare abbondantemente quella che è il sale della politica, che è avere parlamentari eletti nel proporzionale. È stato nei tempi, 5, anzi 4, ha risparmiato 3. 5 secondi. Però il conto alla rovescia si è giustamente fermato. Grazie all'onorevole Lupi per essere stato con noi e buon lavoro. Fatevi ringraziare veramente nei 5 secondi perché ci avete dato la possibilità nella settimana importante di dire che c'è una proposta politica come quella di Noi Moderati nella proposta del centrodestra. Noi Moderati del centrodestra, grazie di cuore. Grazie a lei, noi diamo voce a tutti, chi segue Tagadà lo sa, tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza, a maggior ragione in un momento così complicato come quello che accompagna la fase finale di una campagna elettorale. Do il benvenuto ad altri ospiti che porteranno altre opinioni. Flavio Tosi, Forza Italia, ben rivisto. Buongiorno a voi, grazie. E buongiorno, anzi buon pomeriggio a Marta Collotto, Unione Popolare, ben rivista. Buongiorno. Parto da Tosi, perché all'inizio della nostra trasmissione abbiamo fatto un ragionamento piuttosto ampio sul reddito di cittadinanza e sulle misure di sostegno al welfare sociale. È un tema che è parte integrante della campagna elettorale e che soprattutto al Sud può essere determinante nell'economia dell'esito elettorale. A lei questo che effetto fa, e ritiene il reddito di cittadinanza un tema di campagna elettorale decisivo? Ma allora, non è decisivo perché ovviamente oggi il problema dei problemi è il caro bollette, quello è il problema che rischia di essere diventare devastante, perché ahimè Mario Draghi, persona che stimo molto, però sul tema del caro bollette, sul fermare il prezzo dell'energia elettrica, sul fermare la speculazione che c'è in atto a livello internazionale e nazionale, non ha fatto abbastanza, e quello è il problema. Il reddito di cittadinanza è un tema di campagna elettorale ed è chiaro che va modificato drasticamente, perché per una parte, e quello ci sta, è aiuto sociale, cioè se c'è una persona che realmente per problemi fisici, per problemi sociali non è in grado di lavorare, è giusto sostenerla. Ma per quanto riguarda la parte della creazione dei posti di lavoro, quei soldi li dai all'imprenditore, cioè li dai a un'impresa, a un imprenditore che con quelle risorse ti garantisce la creazione o il mantenimento di un posto di lavoro. Le dico una distorsione per fare un esempio di cosa ha portato il reddito di cittadinanza. C'è stato recentemente il concorso nelle prefetture per centinaia di posti a livello nazionale. Alla prefettura di Verona aspettavano 5 posizioni.
è un concorso nazionale, quindi le prime cinque posizioni erano persone del Sud Italia. E guardi, non è una questione di provenienza, è un fatto tecnico, hanno vinto persone del Sud. I primi hanno rinunciato tutti, perché siccome lo stipendio di primo inserimento era 1200 euro, con reddito di cittadinanza a 800, uno a quel punto, ma legittimamente, dice: percepisco 800 euro a stare qui, se ne prendo 1200 mi devo trasferire, pagare l'affitto e quant'altro. Ricordando e quindi sempre rinuncio. Che il valore quindi medio del reddito di cittadinanza ha creato delle elargito Tosi è 564 40, euro, sì. 540 euro, quindi sì, diciamo, certo, quello non medio sono cifre elargito, concorrenziali. Quello medio elargito è quello che dice. No, volevo quello che dice solo lei, girare la vero, sua riflessione ma a Marta Collot di Unione Popolare, no, perché da noi in Veneto anche è loro, più basso, in altre parti del paese è più alto. Anche loro stanno facendo una campagna elettorale, anche loro, anche visto che il leader della lista Unione Popolare è De Magistris, ex sindaco di Napoli con un grande radicamento al Meridione, evidentemente stanno battendo, rispondendo anche alle piazze sul tema, sul destino del più grande meccanismo di solidarietà sociale che c'è in questo paese. Collotta, è un tema forte anche nella vostra campagna elettorale, il reddito? Allora, assolutamente sì. Poi mi permetta di rispondere a Tosi perché ha detto delle inesattezze. Primo, il reddito cittadinanza, la media è di 550 euro e non è di 800. Secondo, la ragione per cui disdette nei concorsi pubblici, le rinunce, che è un tema perché soprattutto per quanto riguarda persone che vengono dal Sud Italia, il costo della vita nelle regioni del nord è più alto e con lo stipendio da dipendenti pubblici non si riesce a vivere. Uno. Seconda cosa, l'altro problema rispetto alle graduatorie dei concorsi pubblici che sono bloccate, non si scorrono le graduatorie, ci sono tantissime persone che hanno vinto il concorso e che stanno aspettando di essere chiamate e le graduatorie non scorrono, quindi questo è un tema. Secondo, rispetto al reddito cittadinanza, il problema vero è che andrebbe sì riformato, ma non come vuole fare la destra e nemmeno come vuole fare il centro-sinistra, andrebbe esteso, visto che i due terzi che oggi lo percepiscono sono persone che non sono in grado di lavorare. Anziani e giovani, che non si possono inserire nel mondo del lavoro. Per l'altro terzo, io lo ricordo anche a Tosi, anche nel Veneto, nella Laguna Veneta, recentemente quest'estate ci sono state delle inchieste che hanno dimostrato come i cari imprenditori della laguna, della costa, durante il turismo, non riuscivano a trovare personale perché sfruttavano i lavoratori. Le offerte di lavoro anche nella Laguna Veneta sono simili a quelle che vengono proposte nella Riviera Romagnola e nel Sud Italia. Quindi in realtà il reddito di cittadinanza è stato uno strumento per sottrarsi al ricatto di stipendi da fame. Andrebbe esteso e tra l'altro tolto questo infame ricatto che c'è oggi, per cui secondo chi ha fatto questa legge, una persona dovrebbe essere disposta a spostarsi anche dall'altra parte d'Italia, a mollare la sua famiglia, la sua vita, per accettare qualsiasi tipo di lavoro. Questo è inaccettabile, andrebbe esteso e ampliato anche in termini economici, visto che oggi la media evidentemente nel tentativo non permette di spingersi i salari, se capisco ecco bene. Infatti questo volevo chiedere a Tosi, oltre alla replica alla riflessione di Marta Collot, e per i salari che cosa intende fare la proposta del centrodestra sui salari per far incrementare i salari? Ricordiamo, siamo l'unico paese dell'area OCSE che cresce, anzi che decresce, siamo sotto il 3% come crescita dei salari. Nella vostra ricetta e nella vostra proposta politica che c'è in questo senso e come viene finanziato? Sì, allora la replica brevissima è che il reddito di cittadinanza c'è una media, ma poi ci sono dei dati regionali. Nelle regioni del nord il reddito di cittadinanza erogato è mediamente molto più basso e raggiunge picchi massimi, e ripeto, non è una questione di geografia, sono dati oggettivi. Nelle regioni del sud, segnatamente in Sicilia, dove c'è anche il massimo numero di assegnatari del reddito, perché è come la media del pollo, se due, si mangia mezzo pollo a testa, ma poi uno mangia un pollo e l'altro zero. Detto questo, che quindi la media è una cosa, i dati reali sono un'altra, per quanto riguarda i salari, allora la discussione sul salario minimo ci sta, perché in effetti ci sono dei lavori che sono sottopagati e quindi vengono rifiutati in quanto sottopagati. La proposta di Forza Italia, la coalizione centrodestra, è anche di aumentare le pensioni minime, e le pensioni minime, appunto per onor di verità, fu proprio
Berlusconi e centrodestra ad aumentarle, a portarle a 516 euro e quindi adesso la proposta di aumentarle. È chiaro che si deve andare verso un'integrazione salariale perché con un'inflazione reale che oggi è ben superiore al 10%, perché oggi con l'aumento delle bollette, del costo dell'energia, delle materie prime e di tutto quello che compri, perché poi ovviamente si ripercuote su tutto, oggi l'inflazione reale è molto superiore al 10% e quindi è indispensabile per la tenuta sociale delle famiglie che si aumentino stipendi e pensioni, altrimenti le famiglie saltano per aria. Per arricchire, diciamo, questa parte tra politica e economia, anzi diciamo di politica economica, andrei a far esplodere, come diciamo, il collegamento di Nicola Campagnani. In senso buono. Sì, no, in senso buono, cioè a espandere il collegamento di Nicola Campagnani, che è in una famosa gelateria di Roma, con il titolare di una gelateria, alle prese, questi collegamenti che facciamo in questi giorni ricalcano tutti lo stesso tema, con il caro bollette e il caro materie prime. Andrea, Nicola, perdonami. Sì, no, ma il lapsus era giustificato dal fatto che sono qui con Andrea Passi, titolare della gelateria, che è ormai alla quinta generazione di un'antica famiglia di gelatai. Allora, Andrea sorride quando sente la politica parlare di bollette, perché lui ha qui una bolletta su carta che vi facciamo vedere di 17.862 euro di un mese soltanto. Andrea, tu prima sorridevi, che hai pensato quando ti è arrivata questa bolletta? Te l'aspettavi? No, mi aspettavo un aumento, mi aspettavo un rincaro, non mi aspettavo il quadruplo e quindi avevo preventivato il fatto che consumando un pochino di più i rincari previsti di poter pagare più o meno il doppio. Nel 2021 ho pagato circa 5.000 euro, arrivare a 18.000 euro è una sensazione di imprevedibilità peggiore quasi della situazione che abbiamo vissuto durante il Covid. Questo e l'idea aumento è quella appunto di cercare di trovare una linea. Non so se mi sente, questo aumento, sì, no, da 5.000, quasi 5.000 a 18.000, è un aumento che, diciamo, oltre a far saltare, immagino, il piano economico, mette proprio a rischio l'attività, anche un'attività consolidata, no, seppur diciamo locale, ma molto consolidata in una città come Roma? Io appartengo da un lato fortunato dell'imprenditoria romana, perché l'azienda è storica, è forte, io ho cercato di gestirla in maniera appunto solida, quindi non mette in difficoltà l'azienda in quanto rischio chiusura. Cambio i progetti che avevo, nel senso ho rimandato degli investimenti perché non potevo prevedere un aumento simile, o come dicevo prima previsto il doppio, e il doppio sarebbe stato un problema ma quantomeno sostenibile. Io avendo qui prezzi mediamente bassi per filosofia aziendale da 100 anni, cioè gelato di lusso a buon mercato, l'idea è quella di non fare aumenti, io manterrò gli stessi prezzi perché l'aumento fisiologico l'ho già fatto un po' di tempo fa, quindi la difficoltà è rispetto alle scelte che dovrò fare, ma non per ora certo rispetto all'azienda, che non rischia fortunatamente di chiudere. Ripeto, sono una parte fortunata di questa storia perché ho colleghi che sono più in difficoltà. Scusi, tra le scelte che si dovrà fare ci sono scelte che impatteranno sul personale, sui lavoratori? No. No, io li ho sempre tutelati, anche quando durante la pandemia ho anticipato la cassa integrazione, quello è indubbio, sia quello che i prezzi. Rimando degli investimenti, sostituisco un pochino la catena di produzione cercando di limitare la produzione, dato che il nostro è un prodotto artigianale fresco quotidianamente, cerco di riorganizzare un po' le celle frigorifere, cerco di vedere dove posso risparmiare, di certo non sui dipendenti. Ah, voglio far dialogare Andrea Fassi e le riflessioni che Andrea Fassi ha fatto con i nostri ospiti politici, e riparto da Marta Collot. C'è un tema sul sostegno che si può dare, che si deve dare agli imprenditori e di conseguenza ai lavoratori, perché Luca giustamente ha chiesto se sono a rischio le persone che lavorano per questa azienda, visto il caro bollette. Noi ieri abbiamo sentito un imprenditore che ha detto: ho dato una mensilità in più, ho dato 1.000 euro in più a ciascun dipendente per far fronte al caro bollette. Non ci si può aggrappare alle singole situazioni virtuose, ma serve una soluzione strutturale che la politica è chiamata a dare. Per Unione Popolare la soluzione è uno scostamento di bilancio, quindi fare altro debito per aiutare però queste persone, questi imprenditori, oppure, se la soluzione è un'altra, con quali soldi viene coperta? Perché noi siamo sotto l'osservazione delle istituzioni europee,
nessuna spesa può essere autorizzata senza che ci sia copertura da Costituzione, ma col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i fari dell'Europa sopra, i margini di manovra sono abbastanza limitati. Con Lott. Ma parto dalla riflessione che è un problema che i margini siano limitati. Questo deriva dal fatto che la più grande violazione che è stata fatta alla Costituzione, anzi violenza che è stata fatta alla Costituzione, è quando si è inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Questo è un primo problema. E un elemento concreto che si potrebbe fare e che questo governo non ha il coraggio di mettere in atto è di tassare al 90% gli extra profitti che hanno fatto le aziende dell'energia per calmierare i prezzi delle bollette, non solo però per i piccoli imprenditori, ma anche e soprattutto per le famiglie, perché è tra l'altro una cosa che mi sembra che venga dimenticata negli ultimi anni anche della politica, è dare respiro alle famiglie significa anche dare respiro all'economia interna del paese. Il fatto che negli ultimi 30 anni si sia puntato a un'altra filiera economica, un'altra impronta, questo è un altro discorso. Il punto è, ma recuperando quanto, cioè questi extra profitti nella vostra logica, quanti soldi dovrebbero portare e quindi destinare a imprenditori come Fassi o come altri imprenditori? E posso aggiungere anche un supplemento di domanda a questa domanda. Ieri Bersani da noi ha detto che la tassa sugli extra profitti dovrebbe essere non solo sulle compagnie energetiche, ma su tutti gli extra profitti, cioè profitti non ordinari, fatti negli anni della pandemia e in questo frangente. Anche per voi, diciamo, quanto cuberebbe e va estesa anche fuori dal comparto energetico? Si è svegliato un po' tardi con questa proposta, no? Perché quando noi l'abbiamo sempre portata avanti e ci davano degli utopisti. Mi sembra evidente che durante la pandemia c'è chi ha guadagnato troppo, ha fatto dei profitti sulla spalle di chi invece ha arrancato e non riusciva a arrivare alla fine del mese. Quindi è una questione di civiltà, prendere da chi ha avuto tanto per dare a chi ha avuto poco. Questo è evidente, e nel nostro programma il punto centrale è proprio il nucleo della redistribuzione della ricchezza, che oggi in questo paese non è assolutamente fatto. E su questo, tra l'altro, destra e sinistra portano delle... Sì, ma quanti soldi? Io non ho capito quanti soldi. Quanti soldi contate di recuperare da questa tassa sugli extra profitti? Guardi, la cifra precisa dipende, bisogna capire quanti sono nella cifra totale. Si parla comunque miliardi di extra profitti, senza contare i profitti che già quotidianamente vengono fatti. Miliardi che sono anche difficili da andare a prendere, come dimostra anche la norma del governo. Sì, abbiamo recuperato molto poco in realtà con l'ultima norma. È stato fatto così male, non solo il Parlamento ha chiesto di tassarlo prima al 10, poi al 25%. Non solo non sono riusciti a recuperare neanche la metà dei soldi che avevano promesso di recuperare, perché è stata fatta così male questa legge che ha permesso a qualcuno addirittura di fare ricorso e nemmeno versare questi soldi, e a qualcun altro di chiedere il rimborso. Andrei da Tosi Collotto per poi sentire come commenta questo pacchetto di intenzioni, poi buone o non buone lo valuteranno gli elettori, ad Andrea Fassi, no? E quindi volevo chiedere a Tosi qual è la posizione del centrodestra rispetto alle cose da fare per rimediare al caro bollette, alla crescita esponenziale di tutti i prezzi, perché si è capito e non si è capito, no? Perché Giorgia Meloni è contro lo scostamento, Matteo Salvini è più favorevole, voi forse un po' nel mezzo, no? Anche voi contrari, se non come ultima istanza. Come interverrebbe il governo di centrodestra il giorno dopo le elezioni, posto che Mario Draghi ha finito, il suo l'ha fatto, non ci saranno interventi? Allora, due premesse. Uno, l'articolo 81 della Costituzione non prevede l'obbligo del pareggio di bilancio per l'Italia tout court, prevede l'obbligo del pareggio di bilancio salvo le contingenze del ciclo economico. Quindi in questa fase, come è stato col Covid, d'intesa con l'Unione Europea, si può creare sforamenti di bilancio, perché così prevede l'articolo 81 della nostra Costituzione. E quello che devi fare da adesso in avanti è quello che è il prima. Allora, il prima è che Mario Draghi doveva intervenire prima, perché la speculazione sul gas, la speculazione sull'energia, che è ancora maggiore perché l'energia elettrica non prodotta da gas, gli extra profitti sono lì,
su tutto quello che viene prodotto dall'idroelettrico, dal fotovoltaico, dall'eolico, da fonti rinnovabili, che costa quanto prima produrlo, e oggi viene venduto pari al gas, e quindi lì ci sono dei guadagni. Mario Draghi doveva intervenire prima, e tutta la maggioranza che lo sosteneva, compresa diciamo Forza Italia, la Lega, il Partito Democratico. No, se no, la responsabilità prima sta in capo a chi comanda la baracca, e quindi a Mario Draghi, anche nei confronti dell'Europa, perché ripeto, in Europa ci sono ovviamente interessi contrastanti, ma noi abbiamo subito questa contingenza semplicemente. Quello che è da fare, uno, Europa e Italia intervenire cappando il prezzo dell'energia. Siccome c'è un problema del pregresso, perché servono 30 miliardi, perché quelli servono per tenere in piedi famiglie e imprese, perché il bravo imprenditore che avete ascoltato dice ci metto del mio e io reggo. Io conosco aziende, sono stato ieri mattina in un'azienda vicino a Desenzano, sul Garda, questa è un'azienda energivora, come si suol dire, le bollette dell'anno scorso a fine anno 1,5 milioni, calcolo delle bollette a fine 2022 5 milioni di euro. Questo imprenditore dice se qualcuno non interviene io chiudo, perché con un caro bollette ecco, ma io non a caso, e voglio tornare da Andrea Fassi, io non a caso... Non a caso chiedevo quanti quindi, soldi. Dicevo, e quindi bisogna, anche sforando 30 miliardi, questi servono, e li trovi o con la tassa sugli extraprofitti oppure facendo scostamento di bilancio, facendo allora, un debito. Io seguo il suo ragionamento. Io seguo il suo ragionamento. Li devi tirare fuori per le famiglie e per le imprese. Un attimo, sindaco Tosi, sindaco emerito Tosi. 11 miliardi è quello che il governo stimava di prendere con la tassa sugli extraprofitti, è andata, come ricordava Marta Collotto, molto male, la norma non era scritta con i crismi del caso, poi però la cifra che in tanti, anche analisti economici che non fanno campagna elettorale, citano sono questi 30 miliardi, quindi 19 resterebbero, non sappiamo con questa tassa sugli extraprofitti indiscriminata quanti soldi entrerebbero, e non è elemento secondario, però Andrea Fassi delle proiezioni, il nostro imprenditore, le ha sull'inverno e sui mesi a venire, che tipo di proiezioni dal punto di vista delle vostre uscite sono? Cioè, a quanto sacrificio economico siete chiamati a dover far conto? Io prima del sacrificio direi che forse sono d'accordo con tutto quello che viene detto, le ipotesi e le future soluzioni. Il punto però è a monte, cioè cercare di uscire un attimo fuori da queste teorie e immaginare un imprenditore fortunato come me che però scarta una bolletta da 18.000 euro. Cioè qualcosa forse poteva essere fatto prima, poteva essere previsto, perché io gestisco la mia azienda, e ora rispondo alla tua domanda, prevedendo il più possibile i rischi della mia impresa. Trovare una bolletta che avevo calcolato come raddoppiata, quadruplicata, significa che c'è un po' di fragilità rispetto alle discussioni che si fanno appunto in altri luoghi e non quelli della mia azienda. E avrei magari, e avremmo, chi ha anche più difficoltà di me, avuto piacere di avere qualche linea guida, qualche possibilità in più rispetto a danno fatto cercare la soluzione, di avere dei soldi che probabilmente chissà quando arriveranno. Io prevedo che l'inverno non andrà bene, perché se già ad oggi, di luglio, agosto e settembre, io sto limitando l'idea di investimento sulla mia azienda, che è solida e forte, io immagino i miei colleghi, io faccio anche parte come consigliere a Roma della FIPE, ci sono colleghi che sono più in difficoltà di me. Il problema non è la soluzione, che sicuramente verrà trovata, mi auguro, è a monte, è che prima non è stato fatto molto, non sono stati fatti programmi utili per dare delle linee guida a noi imprenditori per capire, guardate, sta per accadere questo, non c'è stata compattezza, non c'è stata un'unione nel dire troviamo una soluzione e diamo intanto uno spunto da seguire. E io prevedo non una cosa disastrosa, perché sono stato ottimista durante il Covid, sarò ottimista anche adesso, perché credo che poi ci siano anche persone competenti che fanno questo lavoro. Il problema è chi adesso scarta queste bollette. E credo che sia un problema molto più concreto di tutte le teorie e le colpe attribuibili ad oggi. Io penso questo. Mi pare che rispetto al mio piccolissimo Andrea Palazzo del Fassi, Freddo, credo, ospite di Nicola Campagnani, la ringrazio, Fassi, sia quello diciamo della tempestività. No, risposta, trovate quella che preferite, tanto la troverete per aiutare le imprese, ma tempestività sia nel futuro che diciamo come critica per il passato, mi pare mossa, cioè non ce n'è stata abbastanza. Oltre però al caro energia e al reddito di cittadinanza, di cui abbiamo parlato
finora. Ci sono altri temi che si affastellano uno sull'altro in questa campagna elettorale che sembra dominata solo dalla collocazione europea dei partiti in campo, ma no, c'è altro tra i temi, ed è quello che ci sottopone il servizio di Michela Faggiani, c'è quello dell'autonomia regionale. Lo guardiamo e torniamo con i nostri ospiti. È la 19ª edizione della Festa di Veneto, che nasce come momento di incontro fra le varie anime del nostro mondo. Qui, in particolare con i libri, abbiamo degli iscritti un po' specializzati appunto sul tema di indipendenza e autonomia. Studiando la storia veneta si capisce che se il Veneto oggi fosse indipendente sarebbe come la Svizzera o come minimo come l'Austria. Se ci sarà uno spazio che lascerà la Lega, diciamo perdendo voti, ci potrà essere uno spazio a quei movimenti spontanei, locali, indipendentisti, eccetera. La fascia fa parte del MAC, il Maggior Consiglio della Repubblica Veneta. Che sarebbe? Che sarebbe la continuazione dal 1797 della Serenissima Repubblica. Come si fa? È un problema degli italiani, no? Dei nuanti veneti. Lei da quanto tempo è venetista, indipendentista? Da quando ho cominciato a capire che a Roma ne fanno di tutti i colori. E cosa vota alle elezioni? Nessuno, tanto è tutto lo stesso. Fate qua? Eh beh, è la festa dei Veneti, insomma, è una presenza fissa tutti gli anni. Quindi. Quanti anni hai? 18. Ma tu andrai a votare? Io non andrò a votare. E perché? Perché non c'è nessuno che mi rappresenta. Ora, il tricolore è la Meloni, o lo fa la Meloni o lo fa lui, per coppia cosa? Lui chi? Salvini, fa l'imitazione della Meloni o no? E Zaia? O meglio, dai. No, però un po' di coraggio in più mi sembra un po' coniglio. Ma siete arrabbiati anche con Zaia? Certo. Perché? Ha tradito il popolo veneto, semplicemente. L'autonomia è stata inserita da Zaia nel programma elettorale del centrodestra ed è stata accettata da tutti. Immagino che un governo che non porti avanti l'autonomia è un governo che non può esistere. Quindi penso che la Lega a quel punto dovrà fare la scelta di andare all'opposizione. E sono qua che vengono a chiedere voti, c'è l'unico voto che darei, e sarebbe di più. Un momento anche triste per l'Europa, è un momento di guerra e anche fratricide. L'unica bandiera al mondo in cui c'è scritto pace, quindi pace, è questa. La Repubblica ci ha insegnato che il primo valore di noi veneti, al di là del lavoro, al di là della famiglia, al di là di tutto quello che abbiamo ognuno di noi imparato, è la pace. In Veneto danno per vincente la Meloni. Gli italiani, quando non sanno cosa fare, votano appunto il salvatore della patria. Una volta Renzi prende il 40%, poi il 40% prende Salvini, adesso il 40% prenderà la Meloni. Perciò noi dobbiamo tornare al Rinascimento con qualche correzione. Cioè, più signoria e meno Europa, abbiamo fatto il contrario. Più Europa e meno autonomia. Questo è il problema. Allora, come si viene fuori? Facendo il contrario. Poi se nessuno lo dice, non so cosa dirsi, io lo dico. Flavio Tosi, per Matteo Salvini dal Veneto arriverà l'inizio di una, diciamo, della messa in discussione della propria leadership? Matteo Salvini ha tradito il popolo veneto, nonostante chieda di inserire l'autonomia all'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri del Governo di centrodestra? Beh, allora, il popolo veneto è rappresentato da quel oltre 90%
che quella piazza è una rievocazione storica che racconta cosa accadde o non accadde nel 1700 e oltre. In realtà il popolo veneto, di destra, di centro e di sinistra, perché fu più del 90%, votò per l'autonomia 5 anni fa. Ed è chiaro che con un voto così forte e con un mandato al governatore Zaia, che comunque ha sempre portato avanti questa istanza, ci si aspettava. Io alla Lega voglio bene perché è stato il mio partito per 25 anni e quindi voglio bene alla Lega. Cioè, caro Salvini, ti però voglio bene, ma... si aspettava che in 5 anni... No, davvero, mi aspettavo. Io, siccome sono stato in Lega per tantissimo tempo, fra l'altro sempre federalista e mai secessionista, Umberto Bossi, quando nel 2006 c'era nell'accordo di governo con Berlusconi la devolution, e la devolution era molto di più, perché era una riforma costituzionale, quindi cambiava la Costituzione, l'autonomia è dentro la Costituzione, Umberto Bossi pretese e ottenne il rispetto del patto e disse a Berlusconi: questa riforma ha da passare, e passò, poi venne bocciata da un referendum dagli italiani. Ma Berlusconi con Bossi fecero la devolution. Ci si aspettava che Salvini, in questi 5 anni quasi sempre al governo, portasse avanti con più determinazione l'autonomia. Quindi, e vengo alla risposta, è chiaro che in Veneto una parte dell'elettorato che votò la Lega oggi si sente un po' deluso da questi 5 anni persi. Noi speriamo che una parte di questo elettorato, una parte andrà necessariamente, perché comunque lo dicono i sondaggi, a Fratelli d'Italia, una parte noi speriamo che vada a una forza pragmatica e realmente autonomista, che oggi è Forza Italia, perché 2 anni fa alle regionali Forza Italia ci mancherebbe anche altro, visto il simbolo che lei ha, dietro questo collegamento. Passo da Marta Collotti e poi andiamo in pubblicità, perché voglio un ultimo commento anche da lei su questo. Il presidente dell'Emilia Romagna, presidente di centrosinistra Bonaccini, ha un'idea di autonomia differenziata che è diversa rispetto alla proposta del centrodestra, ovviamente, però mi scuote già il capo. Le chiedo se è un'urgenza per il nostro paese, una soluzione positiva, o se rischia di acuire ancora di più le differenze tra il nord e il sud del paese. Le chiedo una risposta rapida, perché altrimenti licenziano me Sappino. No, intanto non c'è pochissima differenza, è finta la differenza tra l'autonomia differenziata di Bonaccini e quella di Zaia. L'autonomia differenziata andrebbe a acuire sempre di più le differenze non solo tra nord e sud, quindi non solo tra la competizione tra regioni, ma anche interna alle regioni. Io vivo in Emilia-Romagna, a Bologna, ma sono originale, nata e cresciuta in Veneto. Dico i veneti, il problema del Veneto sono altri, non è avere l'autonomia differenziata, che provocherebbe per il popolo veneto grossi problemi, ma parliamo del fatto che è una delle terre più inquinate d'Europa, del fatto che ci sono delle grandi navi che continuano a approdare vicino a Venezia rischiando di distruggerla, che sta venendo privatizzato tutto dall'Emilia Romagna al Veneto, i servizi vengono privatizzati, sarebbero ancora più privatizzati con l'autonomia differenziata, e quindi le persone povere si troverebbero in difficoltà ancora maggiore, quindi è una grandissima bufala quella. Le posizioni come da campagna elettorale sono palesemente diverse, non vi metteremo d'accordo e neanche ci vogliamo provare, quindi grazie a Flavio Tosi, grazie a Marta Collot, buona chiusura di campagna elettorale a entrambi. A voi. Ci ritroviamo presto, andiamo in pubblicità. Paolo Sottocorona, il nostro Paolo Sottocorona, è già pronto dietro le quinte, lo ritrovate tra poco con noi dopo la pubblicità.